Perché adesso ci sono gli ordini del giorno, a fine discussione generale, come d'articolo 70, ci sono, lo ricordo per chi non era presente stamattina in consiglio, stiamo procedendo come d'articolo 70 del regolamento, quindi ordini del giorno a fine discussione perché non ci sono emendamenti, altrimenti ci sarebbero stati gli emendamenti, e poi alla fine, prima della votazione, ha possibilità di parlare il relatore, il presidente del municipio e o un assessore. Quindi diciamo ordini del giorno, sì, se fosse possibile, diciamo, prevedere la discussione di ordini del giorno simili insieme, perché sì, la possiamo proporre. Grazie. Tranquillamente, adesso la proponiamo man mano. Allora, sono arrivati 24 ordini del giorno e sono io non ce l'ho le copie, però quello che volevo sapere più che ok. Era quanti per gruppo o quanti per persona, in modo che se possibile fare la relazione. Hai uno schema? Ah, perfetto. L'oggetto è quello, il mio marito. Perfetto, perfetto. Allora, quindi sono, vediamo. Quali sono? Io devo andare per ordine, che è stato il primo a consegnarli? Toti, allora il consigliere Toti che ne ha 5. Perfetto. Allora, per ordine mi stanno dicendo che il primo presentatore è stato il consigliere Toti, poi il consigliere Giuliano e per ultimo il gruppo del Partito Democratico. Credo non credo che siano stati tutti gli stessi firmatari. Va bene, man mano che ci arriviamo poi magari alla fine vediamo chi li ha presentati. Allora, consigliere Toti, lei ne ha presentati 5, vuole procedere con una presentazione unica o preferisce farne uno per uno? Non unica? Sì, posso metterne magari due insieme, ma non posso fare una presentazione unica. Allora, quelli che sono simili magari cerchiamo di farli come presentazione. Ma sì, passerò breve, cioè voglio dire. Va benissimo, no. Sono tanto a 3 minuti, non è come, che. Come gruppo di Forza Italia non potevamo presentarne più di 5. I problemi che richiedono un'attenzione particolare da parte della maggioranza del municipio, io penso che siano di più, però ecco, voglio dire che oggi soltanto possiamo stigmatizzare quelli che per me ho ritenuto più gravi e che comunque ho voluto oggi portare all'attenzione perché ecco, possano essere recepiti il prima possibile nel dibattito delle commissioni e poi portati con una risoluzione in Consiglio Municipale. Sono 5 ordini al giorno, 3 che riguardano la ex 9 e 2 che riguardano la ex 10. E voglio dire che nel presentarli mi sono confrontato con le varie realtà del territorio, con comitati di quartiere che mi hanno esposto quelle che appunto erano le situazioni più difficili. Leggo il primo, allora, gruppo Forza Italia, 7° municipio, ODG, oggetto messa in sicurezza di via Publio Elio. Premesso lo stato disastrato delle strade del nostro municipio, considerato che la manutenzione non viene effettuata da diversi anni, creando situazioni di grave pericolo per i pedoni e per i veicoli, che la via collega via di Campo Romano a via Casalmorena a via Miope e a una serie di strade che confluiscono alla sua destra e sinistra, che la via viene utilizzata dagli abitanti del quartiere per raggiungere la scuola di via Miope e la parrocchia di San Girolamo Emiliani di via Bellico Calpurnio, che è necessario sulla via un passaggio pedonale che sia maggiormente protetto attraverso l'istituzione nella via del divieto di sosta. Consiglio del Municipio Settimo impegna la Presidente e la sua Giunta affinché venga messa in sicurezza via Publio Elio.
Questo è il primo ordine del giorno. Il secondo ordine del giorno riguarda sempre l'ex decimo e riguarda statuario, messa in sicurezza, Gruppo Forza Italia, settimo municipio, messa in sicurezza di via Sinopoli. Ho chiesto al comitato di quartiere, che ormai diciamo è stato interlocutore nostro non soltanto su via, su statuario, ma anche sui quartieri limitrofi, di indicarmi quella che era la situazione che più difficile rispetto alla messa in sicurezza delle vie di statuario, e mi ha indicato questa via Sinopoli, che è realmente la strada più disastrata, ma è in una situazione difficilissima e con chiaramente anche radici degli alberi che praticamente invadono la carreggiata, perciò una situazione, come io ho messo nel premesso, lo stato disastrato delle strade del nostro municipio, considerato che la manutenzione non viene effettuata da diversi anni, creando situazioni di grave pericolo per i pedoni e per i veicoli. Impegna la Presidente e la sua giunta affinché venga messa in sicurezza via Sinopoli. Si sta sbrigando. Seguito a leggere tutti, poi a votazione, allora, alla guardi, fine, o votiamo uno per volta? Cerchiamo di capire un attimino, perché io avevo capito che lei volesse farne due per volta, quindi due per volta per me significa discuterli. Due insieme potrebbero essere quelli della manutenzione dei marciapiedi. Sì, ma come vogliamo... la mia proposta sarebbe, se lei vuole fare due per volta, presentarli, poi c'è espressione di parere, uno per gruppo, e poi si votano. Allora, no, o se no, se vuole... li può... votazione il primo ordine del giorno, allora. Ok, tanto ci ha messo tre minuti, va bene, per me va bene. Avrei preferito una cosa più sintetica. Però dite sì, accetto proposte, non c'è nessun problema. Non... Cioè, già due sono tanto, stati presentati. No, è tanto, perché poi ovvio io oggi magari con l'ordine del giorno sotto mano devo recuperare già quello che mi già il primo io non l'ho seguito, quindi non avendocelo sotto mano me lo dimentico, quindi non più di due per volta. No, io altrimenti... quando ha detto due per volta, per questo ho chiesto se per due era accettabile. Sarebbe, per me meglio benissimo. Uno per volta, se la presentazione tanto è breve, insomma, almeno ci abbiamo tutti sotto. Ma in genere quando gli ordini del giorno, gli emendamenti sono di tipo simile, di però parliamo simile. Di vie, quindi, e di interventi fatti sulla singola, sul singolo tratto di strada, è per questo che sarebbe più ordinato forse, però insomma non più di due, però uno dai tre. Presidente, che sennò io adesso intervengo sul primo e sul secondo, allora per me io per non ho nessun problema, si può fare anche una alla volta, che è la cosa più semplice. Va bene anche una alla volta, la cosa importante è che sia una alla volta, per andiamo tutti, con lo schema classico, minuti di presentazione, tre di votazione e andiamo avanti. Sì, quindi lei l'ha presentato. Andiamo. Ci sono dichiarazioni di voto, una per gruppo, non più di tre minuti. Via Publio Elio. Allora, dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Stelitano. No, io ringrazio signori Presidente, signori consiglieri, ringrazio il consigliere Todi che ha segnalato queste cose. Ritengo che sia sbagliato dalla mia esperienza e non avere in aula l'assessore ai lavori pubblici e non aver visto bene proprio strada per strada. Il consigliere Todi faceva presente di via Marzico Nuovo, ecco, via Marzico Nuovo e no, via Marzico Nuovo, via Sinopoli è una via in cui ci sono degli alberi privati che rompono la strada. Se noi andiamo a tagliare le radici e facciamo la strada, tagliamo le radici, rischia che l'albero casca. Perciò che significa? Che il privato deve potare la pianta, tagliare le radici, tamponare la radice e poi si può fare togliere, mettere in sicurezza la strada, come lì, come via Marzico Nuovo e altre vie del genere, ma vediamo anche sull'Appia, vediamo sulle strade consolari, sulle strade locali. Cioè, ecco, questo lavoro che il nostro bravo consigliere Todi ha voluto, e lo ringrazio per aver sottolineato un quartiere a me caro del territorio, è però insufficiente, perché questa città, come diceva prima
il presidente della commissione sociale, c'ha 300.000 abitanti, c'ha più di 50 chilometri di strade, stradine, e vediamo, perciò secondo me è sbagliato. Comunque, come ripeto, io sono favorevole sull'intervento del consigliere Todi, perché perlomeno, però come ripeto, dobbiamo andare prima a convincere, perché sennò il dipartimento, lo dico all'assessore, non gli dà l'autorizzazione per rifare quella strada, perché senza l'autorizzazione dell'ufficio giardini, che ha convinto un cittadino che abita in quella strada, che poda l'albero, lo sgonfia, e quello sgonfiamento costa 400 euro per potare quell'albero, lì ci sono quasi una ventina d'alberi, secondo me, come è successo negli anni passati, che è stata rifatta, si rischia che da fare una cosa positiva c'è una ribellione. Grazie. Dico un'ultima cosa, tanto cosa simpatica che mi è capitato, dopo averla fatta qualcuno ha detto: adesso ci mettete i parapetonali, i dossi, perché le macchine vanno veloci. Immaginate come, a che punto. Allora, io però non ho capito la dichiarazione di voto del Partito Democratico. È favorevole. Favorevole, ok. Altra dichiarazione di voto? Sì, via Publio Elio. Allora Presidente, io farò una dichiarazione di voto che, visti gli emendamenti, visti gli ordini del giorno che sono stati votati, vorrei evitare di ripeterla per tutti gli emendamenti, quindi prendo mezzo minuto solo in più per dire che in realtà tutti gli emendamenti che sono stati presentati, e io spero siano stati letti da tutti, sono condivisibili. Il problema è un altro, io li voterò tutti, potevano così essere 200.000, nel senso che sulle strade del municipio, abbiamo già detto, ci sono 3.000 interventi da fare, quindi io, consigliere, voterò a favore, così come ne voterò a favore, voteremo a favore tutti gli altri, perché veramente c'è un'esigenza di intervento. Il problema è che quello che chiedo e quello che mi sento di dire oggi, visto che c'è l'assessore, è che questi problemi emergono nel momento in cui non c'è programmazione. Ora noi, probabilmente, io mi auguro per tutti di acquisirli, però magari poi dal giorno dopo, quindi da domani o da mercoledì, di iniziare a fare nelle commissioni una programmazione seria, perché magari come questa che è stata nominata, via Sinopoli, via e tante altre vie del municipio, hanno bisogno di interventi. Quindi tutti sono condivisibili gli emendamenti, gli ordini del giorno proposti, voteremo a favore, ma ovviamente no, sono delle pezze, mi permetta il termine di dirlo, che stiamo mettendo a quella che poi dovremo fare come programmazione, ecco. Quindi voteremo favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Sì. Allora, per quanto riguarda questo ordine del giorno, così come in diversi altri, mi trovo d'accordo con la consigliera Cerquoni e anche con gli altri, perché poi alla fine nel mare magnum di tutti gli interventi che dobbiamo fare sono tutti quanti, diciamo, sono osservazioni che hanno diritto di cittadinanza. Quello che volevo dire anche sulla programmazione è che quello che si sta cercando di fare è di coordinare anche le società di sottoservizi che vanno a realizzare appunto impianti a rete. E le altre cose sono le acquisizioni di strade private che sono ad oggi a uso pubblico, faccio riferimento a Via Niobe dove c'è la scuola e che fa parte di un consorzio. E quindi insomma, ecco, le priorità non è che vengono decise poi così, diciamo, sulla base di quanto viene segnalato dal territorio, cioè si tiene ovviamente conto di questo, ma poi bisogna anche trovare una via di mezzo che ci porta a non impegnare soldi in maniera, diciamo, incongrua, perché poi se ci ritroviamo le sottoservizi che vanno ad agire successivamente, è chiaro che questo è un danno poi che si viene a configurare. E l'altra cosa che volevo dire, appunto, sulla parte delle alberature che magari vanno a danneggiare il manto stradale, su questo è chiaro che gli interventi vengono fatti sempre di concerto con il Dipartimento Ambiente, per cui quello che vogliamo fare, il coinvolgimento è chiaro che sia fatto in questo modo, perché altrimenti pure lì tagliamo una radice, l'albero cade e via dicendo. Rispetto a altri punti, no, niente di particolare, però ripeto, come interventi sono tutti quanti accettabili, però cioè, ne potremmo scrivere altri 40 di questi, altri 100 forse, pure anche di più, però ecco, insomma, per questo motivo, diciamo, il parere sul voto è contrario, insomma, è contrario, non accettiamo l'emendamento. L'ordine del giorno ci sono? Sì. Io lo faccio per dichiarazione di voto, anche se il voto mio, chiaramente avendolo presentata, è un voto favorevole,
Volevo però dire, rispetto al confronto che c'è stato su questo ordine del giorno, che io ho sempre detto nelle varie commissioni che comunque ci doveva essere un confronto sempre su quelli che sono gli obiettivi, le proposte, con i comitati di quartiere, con i cittadini del territorio. Questo ordine del giorno che io ho presentato, ne potevo presentare chiaramente uno per ogni comitato di quartiere col quale mi sarei potuto confrontare se avessi avuto la possibilità di presentarne di più, con tutti i comitati di quartiere, cioè non sono cose che escono così perché uno tanto o 100 o 200, sono indicazioni che vengono dal territorio, dal comitato di quartiere, che mi ha espresso quella che era la maggiore criticità rispetto al territorio. Questo che dovrebbe essere un modo d'agire, io l'ho detto sempre in commissione, anche da parte della commissione, che si confronta e magari pone al centro una proposta, due proposte da esaudire rispetto alle esigenze di ogni singolo quartiere del territorio. Allora, credo che ci siano state tutte le espressioni di dichiarazioni di voto, quindi possiamo tranquillamente votare. Favorevoli? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ah, un attimo, vado più lentamente, scusate. Contrari, se no non do il tempo. Astenuti? Nessuno? Sì. Allora, 6 voti favorevoli, 12 contrari e nessuno astenuto, quindi l'ordine del giorno viene respinto. Il secondo, consigliere Toti. Sì, il secondo riguarda la messa in sicurezza di via Sinopoli. Premesso lo stato disastrato deve essere nel nostro municipio, però, considerato che la manutenzione non viene effettuata da diversi anni, creando situazioni di grave pericolo, pedoni e per i veicoli, il consiglio del municipio Roma 7 impegna la presidenza della sua giunta affinché venga messa in sicurezza via Sinopoli. Questo è stato un confronto che io ho avuto con il comitato di quartiere statuario, col presidente del comitato di quartiere, e il comitato di quartiere si è espresso, il presidente, rispetto a questa esigenza prioritaria che io oggi porto all'attenzione dell'assessore, che non c'è, comunque della maggioranza municipale, in quanto è l'esigenza praticamente rispetto alla messa in sicurezza forte che esprime il territorio di statuario. Ecco, rispetto a questo invito a una riflessione, a un voto favorevole anche della maggioranza. Dichiarazione di voto. Consigliere Stelitano. Sì, io non sarei intervenuto perché, però invece lo faccio e ringrazio sempre il consigliere che ha tenuto presente di via Sinopoli. La risposta del Presidente della Commissione Lavori Pubblici, sempre su via Sinopoli perché abbiamo fatto questo errore, non è stata capita. Mi spiego meglio. Un conto che il Dipartimento dell'Ufficio Decimo, dell'Ufficio Giardini, interviene su un'opera, su una strada pubblica, aperta a pubblico transito, è pubblica al 100%, lì è pubblica quella strada, però gli alberi stanno dentro una proprietà privata, perciò bisogna convincere i privati, obbligare i privati a potare gli alberi. Presidente, mi segua. Obbligare i privati a tagliare, ecco, sta guardando su. Mi scusi, non è che no, può obbligare qualcuno, no, assolutamente, no, caso che ma lei non può obbligare, è persona... succede spesso anche l'inverso, io devo essere imparziale, quindi lei non può obbligare, lei deve parlare, poi se qualcuno la guarda bene, se non la guarda lo stesso, è questione di educazione ma non può obbligare nessuno. In caso che vedevo che seguiva, allora poi mi sono distratto che non avevo capito che seguiva sul computer la strada, mi fa piacere questo. Perciò
Lei non mi segue, consigliere, non mi segue. Non è un colloquio, per favore, Stelitano. Io stamattina prima non l'ho ripresa, sono stata anche sgridata perché non ho ripreso Stelitano, non vorrei che poi mi si dicesse che le faccio dei favori, quindi magari evitiamo. Guardi, il dibattito e vado avanti. Una cosa che sarò sicuro nella vita, che lei a me un favore non me lo so, farà però mai. Stamattina, vede, io non l'ho ripresa quando lei faceva il dibattito, ed è l'unica persona che non ho ripreso, quindi sembra brutto, no, che poi non la riprendo. No, io stavo facendo una dichiarazione su Via Sinop. No, allora, sulla dichiarazione di voto lei deve dichiarare il voto, non obbligare nessuno e non deve aprire il dibattito. Sul resto siamo d'accordo. Non lo obbligavo al consigliere, dicevo di stare un po', di seguirmi così in qualità di presidente, perché oltre a Via Sinop la stessa situazione di quei grossi massi di radici a Via Sinop, che quando uno passa tocca la marmitta a chi ce l'ha, ci sono in altre strade, come in via Marsico Nuovo, sempre in quel quadrante. Allora, detto questo, io sono favorevole, ma solamente a differenza che di altre strade, via Sinopoli, i pini stanno dentro la proprietà privata, perciò prima di intervenire il dipartimento, chi per lui deve dire: guarda, devi tagliare le piante, perché sennò la strada non te la possiamo fare. Questo volevo dire. Semplicemente, e il Partito Democratico anche per via Sinopoli 2 siamo favorevoli. Grazie, e anche grazie se mi favorisce ogni tanto, presidente. Avrà un caffè pagato a Tivoli. Ora ci sono, dunque, consigliera Cerconi. Sì, presidente, allora io faccio prima a farne una generale, e vale per me, poi insomma vedremo per gli altri consiglieri. Non è che non è interessante il discorso, mi creda, io mi fermerò a votare questa risoluzione, questo ordine del giorno, ma l'andazzo, io da una parte posso anche capire, ma do la colpa anche per non aver in realtà fatto prima una lista di priorità che potevano essere gestite in bilancio, e questo lo ripeto, voterò a favore questa, ma dopo la votazione abbandono l'aula, non farò più dichiarazioni, perché secondo me oggi, visto l'andazzo e visto il fatto che probabilmente molte degli altri ordini del giorno saranno in questo senso, perché giustamente ogni partito e ogni consigliere ha pensato di porre l'attenzione su una determinata problematica che magari vive anche più da vicino, ed è giusto che sia così, perché viviamo questo territorio, quindi magari conosciamo delle realtà meglio rispetto a delle altre e poniamo l'attenzione e l'accento su alcune questioni, quindi trovo anche giusto fare queste osservazioni su via Sinopoli e su altre. Voterò a favore, ripeto, abbandonerò l'aula, perché io credo che sui 24 quanti sono presentati ordini del giorno, la maggioranza non so quanti abbia intenzione effettivamente di votarne, se questo è l'andazzo probabilmente li bocceranno. Ne verranno bocciati quasi tutti. Spero però che da domani sul tavolo delle commissioni siano presenti questi ordini del giorno per andarli a discutere, perché sennò il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, e secondo me che andrà avanti ancora molto, perché sono 24 ordini del giorno e se ognuno interverrà su una dichiarazione o un'altra ce ne vorranno altre 8 ore. Sarei stata disposta, mi creda, come ho fatto altri anni, a rimanere qui, a stare qui ad oltranza fino alle 4 di mattina, se però c'è la volontà di discuterne e di accettare degli ordini del giorno, altrimenti credo che sia abbastanza inutile, ma a livello di numeri, perché non possiamo competere con i numeri, giustamente, che ha una maggioranza, quindi continueremo a discutere tutti gli emendamenti, a bocciarne uno dopo l'altro. Io ripeto, sono a favore degli emendamenti perché credo che siano interessanti per il territorio e siano propositivi in questo senso, ed è la volontà da parte delle opposizioni di collaborare. Giustamente in questa situazione la maggioranza difende il suo bilancio, un bilancio che noi abbiamo già detto che non ci convince, e io a seguito di questa votazione mi sento ad abbandonare l'aula, perché purtroppo ritengo la discussione abbastanza inutile, perché sarebbe un botta e risposta per alzata di mano che francamente ha veramente poco senso. Grazie. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Rinaldi. Vabbè, più che una dichiarazione di voto, lo scopo ovviamente è quello, ma un attimo se è possibile, non so se rispondere un po' ai consiglieri che hanno sollevato delle osservazioni, no? Se è possibile, non so se siete d'accordo. Però allora intanto cominciamo dall'ultima che insomma. Allora, quindi questo è un intervento perché è stato citato, no? Una dichiarazione, presidente, di voto. Se vuole dare... mi perdoni. Prego. No, io penso che dalla mia memoria. Ma scusi,
intervenire così senza che nessuno... Un richiamo al regolamento si deve... ho capito, ma sta parlando un'altra... Se lo fa dopo... E allora... vabbè, ma dopo, non è che può intervenire... Da regolamento c'è scritto che nessuno può parlare mentre sta parlando un altro, quindi siccome ho dato la parola a lui e non l'ho data allora, a lei... cambiato lei... il regolamento... Non da lei non me l'aspetto, consigliere Stritano, no, perché insomma, io è stato già Presidente del Consiglio, quindi voglio dire... Lei non si può alzare in piedi e parlare quando parla un altro. Allora, mi dica, consigliere Rinaldi... Allora... Niente, volevo fare un attimo riferimento al fatto che comunque è chiaro che l'intervento sulle alberature deve essere fatto di concerto con il Dipartimento, è chiaro che devono essere avvisati i proprietari nelle proprietà private, perché ovviamente, se no torniamo al discorso precedente, si fa un intervento che poi non dura niente o peggio rende pericolose le alberature. L'altro discorso era sul fatto della discussione in aula. Io credo che la discussione a prescindere dal voto sia utile, per cui rimanere qui ad ascoltare e a proporre non sia poi, cioè, penso che sia sempre utile, tutto qua. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno, per i motivi suddetti il voto è contrario. Altre dichiarazioni? A lei voleva fare un richiamo al regolamento? Qual era il richiamo al regolamento? Perché l'ascolto adesso. Adesso ho capito che... No, guardi... Anche se faccio un reclamo, no. Il concetto qual è? Se il Presidente della Commissione parla come parla un assessore, dovrebbe esserci l'assessore in aula e dirci non si fa così, perché quello che ha spiegato il bravo Presidente, veramente lo dico con affetto, Presidente, non la voglio prendere in giro come qualcuno quando parla prende in giro la parte... Mi scusi, mi spiega bene di che stiamo parlando, di quale articolo del regolamento? Il regolamento, che se lui dice che... No, mi deve dire l'articolo. No, l'articolo non lo so. Allora, che mi fa il richiamo al regolamento se non sappiamo su che stiamo parlando? Mi scusi, andiamo avanti. Va bene, allora, questa qui è la democrazia, grazie. Non sapete manco di regolamento state parlando? Io come faccio? Ma veramente, cioè è incredibile tutto questo. Andiamo avanti, dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, bene, allora andiamo avanti con la votazione. Favorevoli? No. Capogruppo, il capogruppo ha dato un'indicazione, però, e voi dovete seguirlo. Lei la deve smettere di parlare, se no venga a sentire. Se il capogruppo alza la mano dovrebbero alzarla tutti, scusi. Ma scusi. Consigliere Stelitano, lei non deve parlare. 5 minuti e vado via, 5 minuti e vado via. Non mi distrete il capogruppo, soprattutto. Veramente, male che mi... posso chiedere a tutti di non fare conversazione, però vorrei ricordare che non è che chi vuole accende il microfono e parla, perché da regolamento si chiede per intervento di intervenire o per richiamo al regolamento con articolo preciso. Quindi... aprire il microfono e parlare non è concesso da regolamento. Adesso andiamo avanti, siamo in votazione, stavamo dicendo favorevoli Toti, allora favorevoli 7, contrari 13, nessuno astenuto, viene respinto. Il numero 3, sempre del consigliere Toti. Sì, io spero che il Presidente della Commissione lo porti, anche questo ordine del giorno lo porti all'attenzione della Commissione. Stiamo parlando di, come gruppo Forza Italia Settimo Municipio, di questa messa in sicurezza dei marciapiedi di via Santa Maria Ausiliatrice. Premesso lo stato di disastrato dei marciapiedi nel nostro municipio, considera la manutenzione viene effettuata, impegna la Presidente della Soggiunta perché messa in sicurezza i marciapiedi. Voi avete messo in sicurezza via Fulvio Camillo, che stava in una situazione difficile, lo denunciammo negli anni anche nell'ex 9, però ecco, voglio portare all'attenzione appunto di questa commissione la grave situazione di pericolo, stato di pericolo dei marciapiedi di via Santa Maria Ausiliatrice, con le betonelle che ballano in continuazione, e voglio dire anche i percorsi per i non vedenti, che non sono praticamente in ordine.
Perciò è una cosa che senz'altro io penso debba andare subito all'attenzione, perché realmente, e come ho detto, è uno stato di grave pericolo per quelli che percorrono via Santa Maria Esilatrice. Di voto intanto vorrei sostituire lo scrutatore, visto che se n'è andato Carlone, e quindi magari il consigliere Giuliano può prendere il suo posto. Dichiarazioni di voto. Sì, consigliere Ciano. Grazie. Solo per rimarcare la positività di questo emendamento, di questa proposta di osservazione, perché effettivamente la situazione è molto molto critica rispetto, conosco bene il quadrante, la situazione, per cui io mi auguro che magari alcuni di queste osservazioni possano essere accolte, un ordine del giorno condiviso con i cittadini. Siamo abituati a lavorare così, non perché conosciamo meno, perché c'è un'urgenza. Poi il fatto che c'è un'urgenza dappertutto, però quando un consigliere, un gruppo di cittadini esprimono una volontà rispetto a un bilancio che si sta approvando, tutte le forze politiche dovrebbero prenderne atto, cioè basta andare a farsi una passeggiata per vedere la situazione critica. Ci sono criticità dappertutto, però quelle che poi vengono segnalate in questo modo ritengo che debbano essere accolti. Grazie. Altra dichiarazione? Grazie. Sì, io volevo ribadire quello che anticipava anche nei precedenti ordini del giorno il consigliere Rinaldi. Il tema è che abbiamo sentito, e quindi qui stiamo parlando anche di bilancio, anzi soprattutto di bilancio, diciamo che parliamo di bilancio, e abbiamo sentito che vi sono circa 7 milioni, anzi più di 9 lordi, insomma, in 3 anni di fondi per la manutenzione stradale. Quindi siamo molto sensibili al fatto di venire a conoscenza di situazioni che sul territorio sono ormai presenti da anni, e quindi non possiamo che accogliere questi ordini del giorno, quindi dal primo fino anche ai successivi, ho visto sono sullo stesso tema, per segnalarli e portarli all'attenzione degli uffici tecnici. Però vorrei ribadire che la politica dà indicazioni, quindi dà indicazioni su dove mettere più soldi, dove mettere meno soldi, e sono gli uffici che in funzione di parametri, criticità, messa in sicurezza, decide poi la programmazione che, ricordo, è stata fatta, e ricordo che sono state fatte da inizio consigliatura più di 20 se non 30 tra strade e piazze, quindi non stiamo parlando di un qualcosa che si dovrà fare, poi vedremo, eccetera. C'è stato un percorso, e c'è un percorso che proseguirà, perché ci sono dei soldi, per cui tutte queste strade, che sono evidentemente un lascito del passato molto pesante, saranno inserite nella programmazione. Ora però approvare un ordine del giorno in cui si va a indicare una singola necessità significherebbe in qualche modo ignorare tante altre situazioni, o prevaricare quelle situazioni che potrebbero essere anche per vari parametri, per varie motivazioni anche meramente tecniche, ad essere ignorate. Il discorso che faceva anche il consigliere Rinaldi è proprio questo, cioè una priorità e una precedenza in una programmazione dipende da vari fattori, non solamente tecnici o di messa in sicurezza, ma anche per esempio di opportunità, quindi presenza di lavori preventivati da una sottoservizi che potrebbe prendere in carico il lavoro
magari leggermente più tardi, ma comunque liberando dei fondi per, diciamo, per farne altre di strade. Quindi io lascerei, come impostazione metodologica, lascerei la decisione della programmazione, quindi della decisione di quale strada fare per primo o fare, agli uffici tecnici, che conoscono perfettamente la situazione, e qualora non la conoscessero perché ci fossero delle strade che nel frattempo si sono particolarmente ammalorate, noi possiamo tranquillamente portare queste segnalazioni o in commissione o comunque girarle all'ufficio tecnico affinché le inseriscono in un quadro, quindi un elenco più generale che potrà essere poi portato avanti. Ripeto, ci sono 7 milioni e mezzo e più di fondi da spendere su questo capitolo, quindi non mi sento oggi, non ci sentiamo come gruppo Movimento 5 Stelle oggi di portare avanti una strada piuttosto che un'altra. Per questo motivo noi voteremo contrari. Sì, consigliere Toti. No, rispetto all'intervento del capogruppo di 5 Stelle, ecco, io voglio ribadire che la centralità non è dell'ufficio tecnico, la centralità, l'attenzione rispetto ai problemi, la consulenza degli uffici tecnici, senz'altro, ma le scelte, gli obiettivi devono essere scelte politiche, ma soprattutto per noi di Forza Italia devono essere scelte confrontate con i cittadini, perciò la centralità è quella della partecipazione, delle indicazioni che vengono dal territorio e che poi vengono confrontate chiaramente e necessariamente con, in questo caso, ad esempio l'ufficio tecnico, però non è l'ufficio tecnico che decide rispetto a questo, è la commissione, ma soprattutto il coinvolgimento dei cittadini. Stiamo parlando rispetto a via Santa Mercedes, come poi dirò di via Cervelli, che è ancora peggio, di situazioni molto, ma molto gravi per la difficoltà proprio dei cittadini di percorrere quelle strade. Più volte sono successe praticamente incidenti, sono successe più volte, è successo più volte che cittadini si sono dovuti andare in ospedale perché per medicazione alta, specialmente gli anziani che hanno percorso questo marciapiede come quello successivo. Perciò, ecco, vorrei chiamare all'attenzione forte il presidente anche della commissione competente. Allora, altre dichiarazioni di voto? Sì. Non ci sono. Allora, votazione favorevoli. Astenuti. Sei favorevoli, 13 contrari, nessuno astenuto, l'ordine del giorno viene respinto. Sì, siamo al numero 4, sempre del consigliere sì. Toti. Gruppo Forza Italia, settimo municipio, ODC, messa in sicurezza dei marciapiedi di via Cervete. Premesso lo stato di sassare i marciapiedi nel nostro municipio, considerando la manutenzione non viene effettuata i razziani, creando situazioni di grave pericolo. Il Consiglio impegna la Presidenza della società affinché vengano messi in sicurezza i marciapiedi di via Cervete. Ecco, via Cervete sta ancora in una situazione peggiore. Nel sopralluogo fatto giorni fa ho visto addirittura davanti al, invito il Presidente della Commissione poi a percorrere quel marciapiede, davanti al numero 21 si faccia una passeggiata, cioè le betonelle, si è creato una buca pericolosissima, pericolosissima davanti al numero 21, una buca addirittura con betonelle che si sono piegate. Io voglio dire, peggio di così, dico, richiedono fortemente questo, un'attenzione da parte della Commissione e un intervento urgente da parte dell'ufficio tecnico. Stiamo parlando di pericolo per l'incolumità delle persone che percorrono, adesso a parte pure i non vedenti, e chiaramente anche rispetto a questo, ma veramente c'è creato una buca con betonelle che si sono piegate. Presidente, io la invito
ad andare insieme magari con l'assessore e a mettere subito all'ordine del giorno in commissione la sistemazione di questo marciapiede. Allora, dichiarazioni di voto? Pitrotti. Grazie Presidente. Così come diciamo, ci stiamo comportando con gli ordini del giorno presentati fino ad oggi, noi siamo ovviamente favorevoli perché appunto è un modo per portare all'attenzione di questi impegni economici che abbiamo di fronte alcune delle esigenze che provengono dal territorio. Però ringrazio il capogruppo del Movimento 5 Stelle per averci rassicurato che comunque al di là del fatto che le priorità vengono scelte diciamo dalla parte tecnica, tutto il pacchetto verrà dato comunque alla non ho capito bene a chi per poterne fare diciamo vederli se sono possibili come potersi regolare. Ecco, però se vengono respinti difficilmente questo avviene, magari se c'è un'attenzione da parte della maggioranza rispetto alle cose che sono state presentate finora e anche successivamente quelle che verranno, per esempio la giunta, che però adesso non vedo più, non è più rappresentata in aula, potrebbe fare propri gli ordini del giorno e quindi evitarci di, tra l'altro anche diciamo una votazione abbastanza complicata, però alla fine potrebbe anche dimostrarci invece che c'è una reale attenzione rispetto a quello che stiamo presentando e quindi si può veramente dire che la maggioranza accoglie favorevolmente i nostri interventi. Per il resto, e nel caso specifico, vista l'urgenza che è stata anche descritta dal collega di Forza Italia, non possiamo che non dichiararci favorevoli. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto o no? Ok. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Allora ci sono 6 favorevoli, 13 contrari, nessuno astenuto, anche la numero 4, il numero 4 viene respinto. Siamo al 5. Sì, 5, consigliere Toti. Consigliere Toti, non si sente niente. Lo ripeto, tutto l'ordine del giorno non si sentiva quando... Sì, gruppo Forza Italia, settimo municipio, ODG, messa in sicurezza del manto statale attorno a Piazza Epio. Premesso lo stato di stasera del strada del nostro municipio, considerata la manutenzione viene effettuata da diversi anni, creando la situazione di grave pericolo per i pedoni e per i veicoli. Il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente della Soggiunta affinché venga messo in sicurezza il manto stradale nella piazza Pio. È una piazza che più volte è stata all'attenzione della Commissione urbanistica e lavori pubblici, ci sono state petizioni, richieste da parte dei cittadini, passaggio degli autobus notevole, è veramente una strada, una piazza disastrata, questa di Piazza Pio penso che sia fra le più disastrate dell'ex 9. E proprio per questo c'è stato in questo ultimo anno una richiesta di sistemazione da parte dei cittadini che abitano in quella piazza e la pericolosità anche ecco, della situazione del manto stradale. Perciò ho voluto portare anche questa all'attenzione del Consiglio perché venga anche questa portata all'attenzione della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici.
Dichiarazioni di voto. Ciancio. Grazie Presidente, ringrazio ancora il consigliere Todi perché ha messo all'attenzione un altro quadrante molto delicato, molto particolare. I cittadini segnano con l'adesivo le mattonelle, le betonelle rotte, sconquassate. Nessuno parla più di normale vetustà perché bisogna farla comunque, non mi aspetto che qualcuno possa dire ogni volta da molti anni non è stato mai. C'è bisogno di una manutenzione urgente, soprattutto in questi posti che i cittadini si affrontano giornalmente a mettere l'adesivo a terra per non far inciampare gli anziani che ripetutamente continuano ad avere degli incidenti. Quindi io veramente ringrazio pure il capogruppo che ha suggerito questa giusta considerazione di dire all'assessore di fare comunque propri questi ordini del giorno in un atteggiamento costruttivo di intervento, visto che l'intervento poi del capogruppo cioè, ha messo in evidenza il fatto che le risorse ci possono essere, quindi sarebbero gli uffici a decidere dove intervenire o meno. No, io ritengo che gli uffici ovvio abbiano tutto sotto controllo, però l'indirizzo politico, come ha manifestato spesso e volentieri il Movimento 5 Stelle, l'indirizzo lo date voi, lo diamo noi e lo si dà per le cose che effettivamente hanno questa tipologia d'urgenza. Io mi taccio qua e quindi accolgo, il Partito Democratico accoglie pienamente questa osservazione, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Pompei. No, io mi riaggancio a quello che è stato detto fino adesso. Il discorso è questo: l'indirizzo politico non è indicare agli uffici fate questa strada o fate quest'altra. L'indirizzo politico è qualcosa di diverso. L'indirizzo politico consiste, a mio avviso, nel dire agli uffici quali sono i parametri oggettivi con cui devono a un certo punto determinare le urgenze. È chiaro che se noi se giriamo per il nostro municipio ne troviamo mille di situazioni, il problema è stabilire quali sono quelle prioritarie o meno. Le nostre votazioni contro questo ordine del giorno non è una votazione contro l'intervento in sé, ma è soltanto come metodo. Il metodo è che queste segnalazioni debbano andare tramite le commissioni, certamente verranno segnalate agli uffici, ma sono gli uffici che in base ai criteri oggettivi che gli darà la politica dovranno stabilire quali sono le priorità. Tutto qui, se noi incominciamo ogni volta che un cittadino segnala una strada, possiamo, ripeto, segnalarlo, ma non è che ogni cosa può essere trattata in questa sede esca come delibera di consiglio, perché questo significa a un certo punto, violare l'ordine naturale di quello che dovrebbe essere lo svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione. Grazie Presidente. Quindi voto? Ok. No, io posso condividere parzialmente l'indicazione che dà il Presidente della Commissione Bilancio Pompei rispetto a questo, cioè trovare i criteri, ma io penso che soprattutto bisogna sentire le esigenze dei cittadini dei territori, capirle e poi se sono urgenti, emergenti, portarle velocemente all'attenzione. Perciò da una parte sì, criteri oggettivi, però da un'altra parte essere attenti rispetto a quelle che sono le emergenze che i comitati di quartiere, che i cittadini ci portano giornalmente all'attenzione e a cui se necessario dobbiamo dare un percorso preferenziale. Ce ne sono? Altre dichiarazioni di voto? No. Ok. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti?
Bene. 6 favorevoli, 13 contrari, nessuno astenuto. Anche questo ordine del giorno viene respinto. Mi stavo parlando per cercare di capire se è il caso di fare un'interruzione di una mezz'ora sul pranzo, anche per dare modo agli uffici ma l'ufficio di presidenza offre il pranzo con i fondi ROI? No. Ah no, allora, pranzo ognuno allora per continuiamo, scusate. Si vota. Allora andiamo via, grazie. Lei faccia quello che vuole, può fare quello che vuole, più si figuri. Queste sceneggiate. Io sto facendo una proposta, voglio cercare di capire un attimino, non è che può decidere lei da solo, no? Voglio capire l'aula cosa ne pensa. Allora, anche a casa mia. Cosa ne pensate di una interruzione di una mezz'ora? I capigruppo cosa pensano di un'interruzione di una mezz'ora? Ne volete parlare in tre minuti? Non lo so, decidete voi. Possiamo interrompere anche per una mezz'oretta, tre quarti d'ora per agevolare insomma gli uffici. Io preferirei continuare se è possibile così. Sto sentendo tutti i gruppi, mezz'ora, non posso sentire solamente lei, Ciancio. Facciamo una capigruppo, ci vediamo, ci confrontiamo un attimo, vediamo quello che confrontatevi in tre minuti e poi ci dite la vostra... Vediamo un attimo quelli che sono rimasti. Allora, consiglieri, se fate un po' d'ordine, allora c'è stata una discussione tranquilla all'interno della capigruppo, c'è stata una votazione e tre capigruppo si sono dichiarati favorevoli, contraria alla Vitrotti per un'interruzione di 30 minuti, giusto? Quindi l'abbiamo messo anche a verbale come da richiesta e verrà quindi concessa un'interruzione di 30 minuti per dare modo insomma un po' a tutti di... si riprende, sono le 13.40, alle 14.10 tutti qui. Non possiamo continuare senza il relatore degli ordini del giorno. È sparito il relatore. È scappato. Siamo confidenti che tornerà a breve. È uscito dall'aula in maniera precipitosa il consigliere Giuliano. Intanto vi dico che sono 5 ordini del giorno a firma Giuliano, 6, 7, 8, 9 e 10. Sì. Lo attendiamo così ci illustra i suoi ordini del giorno. No, se volete per me non c'è nessun problema se andiamo avanti con i vostri, perché andrebbero per presentazione per data di consegna, però se manca il relatore. Il consigliere Giuliano ci sta facendo stare in pena, eccolo. Perfetto. Consigliere Giuliano riprenda fiato e non può fare così perché ci fa morire, stava cercando i fratelli che ci stanno d'Italia. Va bene. Può andare solo, assolutamente. Sì. Grazie Presidente. Allora cominciamo col numero 6, ordine del giorno numero 6, perfetto. Allora, volevo fare una piccola introduzione che riguarda gli ordini del giorno, in quanto la pretestuosità di farli non c'era da parte mia, nel senso che non è che siamo qui
per mettere la pecetta, insomma. Però, come ho detto nell'intervento precedente, serviva, e quindi se uno ha chiesto di poter mettere degli ordini del giorno, significava che serviva comunque cercare di caratterizzare questo Consiglio dal punto di vista politico, perché il bilancio è un qualcosa di molto arido, molto freddo, no? E l'ordine del giorno ne assume un minimo di caratteristica politica, insomma di colore un po' più preciso, più forte, più adeguato, insomma. E quindi nei cinque che ho portato l'ho voluti specificatamente numerare in questo modo per lasciare l'ultimo, che era quello che poi racchiude l'essenza, diciamo, dell'intervento iniziale. E quindi, andando con il sesto, c'è un ragionamento, sono basati soprattutto questi in alcuni punti del municipio e anche in riferimento alla sicurezza. Quindi, siccome mi sono da tempo ormai fossilizzato su alcuni aspetti della sicurezza, cioè quindi stradale e quant'altro, che potesse essere utile, anche qui per quanto riguarda via Ipponio ci sono state diverse segnalazioni da parte dei cittadini in merito alla mancanza di potatura annuale delle alberature che sono appunto site in via Ipponio. E questa mancata potatura di alberi che sono ad alto fusto per un lungo periodo mette in serio pericolo l'incolumità dei passanti, dei residenti e degli automobilisti nel tratto di strada, stiamo parlando, che va dove c'è il cantiere della metro C. Poi, tenendo conto che negli ultimi mesi le foglie cadute degli alberi hanno spesso intasato le caditoie stradali, impedendo così il defluire dell'acqua delle fogne a tal punto non solo da impedire il passaggio di pedoni sui marciapiedi, ma anche creando umidità all'interno delle abitazioni presenti a piano terra, questo l'ho verificato personalmente, e questa mancata potatura ha avuto conseguenza la caduta sui marciapiedi di rami più secchi, mettendo anche a rischio l'incolumità dei passanti. Ora, il fatto che appunto ancora non siano stati potati fa sì che questi siano cresciuti in modo smisurato e in alcuni casi superano l'altezza dei palazzi stessi. E nei periodi di maltempo, io sono andato sopra in terrazza, infrangono i balconi e i parapetti dei palazzini, causando addirittura la caduta di calcinacci. Quindi se vi capita di passare da quelle parti vi renderete conto. E quindi invito la Presidente e la Giunta affinché possa essere messo in atto questo tipo di verifica, di controllo e di intervento di messa in sicurezza di via Ipponio. Questo era il concetto. Grazie. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Seritano. Sì, grazie Presidente, signori colleghi consiglieri. No, io apprezzo con grande piacere, condivido anch'io questo problema, ci sono passato e non solo il liquame che c'è sotto quella strada, è pericoloso anche ci scivola, però la mia preoccupazione è che con i fondi che ci ha detto la Presidente della Commissione neanche a via Lipponio riusciamo a fare, e perciò, e vede, quando il capogruppo dei 5 Stelle ci dice che loro non hanno voluto scrivere, perché il bilancio si fa in consiglio, si fa in commissione, e se qualche consigliere, come hanno fatto in precedenza i miei colleghi che mi hanno preceduto, dicono via Lepponio, via Lemonia, via anche le strade di Morena o quelle limitrofe. Il problema è che queste potature, se pensiamo che abbiamo 8 giardinieri, noi non ce la facciamo. Allora, a questo punto non possiamo pensare di dire votiamo in bianco questo bilancio e poi decide la Giunta, perché decide la Giunta, che tra l'altro rifaccio presente che non c'è in aula,
da che mondo è mondo, io Presidente avrei preteso che la Giunta fosse in aula, e chi mi ha preceduto che... Non devo pretenderlo io, dopo di me è il consigliere più anziano in ruolo in questo municipio, e c'era il Presidente Medici, c'erano i vari assessori, e l'assessore al bilancio si prendeva gli appunti e concordava anche con le minoranze di cercare di... e far sì che il consigliere che è un quadrante ha preso i 1000 voti e tanto Dio conosceva il territorio. Adesso che a Via Lepponio ci stanno i 700 elettori a grosso modo, e non va bene così, e va bene però che in un secondo momento, come diceva il presidente della commissione, del capogruppo di 5 Stelle, facciamo un secondo, ma va fatto prima questo lavoro. Perciò il Partito Democratico voterà a favore l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia, proprio perché ha come spirito di iniziativa un metodo di lavoro che si individua il problema e si interviene il problema. Ma se il Presidente ci dice che ci sono 2 euro per potare le piante, per potare i giardini, eccetera, eccetera, si rischia che facciamo un buco nell'acqua. Grazie. Era una dichiarazione di voto, tutto è stata meno che una dichiarazione di voto, perché si è detto di tutto e di più. D'articolo 56, io intanto la invito a non offendermi più, perché un presidente non può assolutamente pretendere la venuta in aula dell'assessore o del presidente del municipio. Il presidente sta qui e presiede la seduta, si sieda. Magari eviterei anche le bestemmie, perché è stato nominato di tutto e di più, forse risenta la registrazione. No. Beh, insomma, quando si dice sentitela, perché non è stato bello. Grazie. Alcune persone parlano e non si rendono conto ormai di come sono abituate a parlare. Qui io esigo un atteggiamento diverso. Il nome, alcuni nomi li eviterei. Vorrei andare avanti. Dichiarazioni di voto, e voglio dichiarazioni di voto che siano dichiarazioni di voto, non il nulla. Grazie. Io sto offendendo, era il nulla oggettivo, non mi è stato detto neanche il voto, non mi è stato... Va bene, allora io chiederò scusa di aver offeso, però vorrei che si rendesse conto che il linguaggio deve essere consono in quest'Aula, e quando non è consono io vorrei che fosse messo agli atti. Grazie. Dichiarazione di voto, prossima dichiarazione di voto. Consigliere Giuliano. Grazie, no, volevo aggiungere con la dichiarazione di voto che dietro a questa situazione, me l'ho dimenticato di dirlo, c'è una raccolta firme importante, perché quella via abbraccia diverse strade, cioè è collegata a diverse strade in senso verticale, per cui per arrivare poi in parallelo su Via Gallia, quindi la parte sotto è un problema che comunque si trovano diverse palazzine all'intorno e stanno raccogliendo delle firme, quindi a me è capitato di avere questo tipo di ragionamento, l'ho seguito e mi sembrava giusto in un contesto generale porre una questione specifica, visto che c'è anche un meccanismo generalizzato centrale per la verifica delle alberature, perché ci sono diverse alberature che sono ammalorate o a fine vita e stanno in questo momento, cioè in questo periodo stanno per essere tagliate, eccetera. Quindi portare anche lì una focalizzazione, quindi invitare la Presidente a rendersi conto che lì c'è un problema oggettivo di 7-8 palazzine, anche 10 insomma. Grazie. Quindi ovviamente è favorevole il mio. Dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora no, io non faccio cenno al fatto di segnalare qualcosa, ma c'è che va anche bene in realtà in base al bacino di voti, a me non mi interessa proprio, questa è una cosa avulsa dalla nostra maggioranza. Per quanto riguarda invece la dichiarazione, noi voteremo contrari, ci spiego la motivazione. Allora, è sacrosanto che sia fatta questa potatura su via Epponio, come era sacrosanto prima piazza Piro, Santa Maria Auxiliatrice, via Sinopoli, via Publio Elio. È sacrosanto, però questi sono aspetti specifici, con vie specifiche,
che con una delibera generale sul bilancio hanno poco a che fare, hanno però un indirizzo politico, quello sì. Cioè, questo indirizzo politico per noi equivale, c'è una segnalazione che come amministrazione faremo, cioè per singole strade e singoli tratti, laddove c'è gli appalti, come già detto precedentemente, sono già attivi. Cioè sia, su, cioè sia quello sul verde cioè municipale, sia sulle strade, c'è sempre di impianto municipale. Quindi per noi questi sono tutti spunti di riflessione importanti, sono segnalazioni importanti perché sappiamo che vengono dai comitati, dai cittadini, eccetera. Però come queste specificità ce ne sono altre 50.000. Ora magari c'è la priorità si può dare a queste piuttosto che ad altre. C'è il dato fondamentale che ci sono... c'è due appalti attivi che già lo possono fare, quindi noi vi ringraziamo per questa segnalazione, cioè, la tratteremo cioè, magari anche in commissione, sicuramente la diremo all'assessore, non quello al bilancio, quello che si occupa della delega specifica, e anche all'ufficio tecnico preposto. Per quanto riguarda in particolare via Eponio, direi che possiamo fare certamente la segnalazione, però fermo restando che la potatura c'è degli alberi, c'è in particolare su via Eponio, è di competenza del dipartimento, neanche municipale, però cioè, questo non vuol dire che noi come parte di prossimità ci insisteremo con la parte centrale per fare quanto deve fare. Per quanto invece possiamo intervenire noi per fatto municipale, interveniamo con gli appalti già attivi. Ecco perché ho detto che c'è qualcosa di attivo, che c'è qualcosa già di pratico. Quindi è tutto qua, e questo riguarda anche tutte le altre vie eccetera che riguardano, c'è una via specifica. C'è lo scorso anno al Consiglio sul bilancio ci si è già presentata questa situazione e già siamo andati di conseguenza, quindi c'è semplicemente coerentemente anche con lo scorso anno sulle singole vie, questo è un bilancio generale, però la segnalazione politica è certamente importante. Grazie a tutti. Quindi è contrario? Benissimo. Sono chiaramente favorevole all'ordine del giorno presentato dal consigliere Fulvio Giuliano. È una via anche questa in sofferenza, c'è un comitato di quartiere molto battagliero rispetto a quella zona del nostro municipio, perciò la condivido senz'altro e il mio voto, come ho detto, sarà favorevole. Ci sono espressi tutti? Non ricordo, sì. Allora, possiamo andare a votazione, favorevoli? Contrari. Astenuti? No. 6 favorevoli, 13 contrari, nessuno astenuto. L'ordine del giorno viene respinto. Numero 7, sempre del consigliere Giuliano. Grazie Presidente. No, ma è ovvio che... mi fa piacere insomma che il consigliere abbia specificato prima, è ovvio che avete voi in quadro, la soddisfazione nostra è anche poter utilizzare il nostro ruolo nel dire quello che anche noi vediamo, no? Come potreste vedere voi. Quindi un'amplificazione di questo, dice perché in consiglio? Perché è un momento importante dove alcune cose possono essere segnalate, non perché siano poche, ma per dare un senso comunque all'azione politica, perché uno le dice, l'ha detto, quindi fa anche piacere a chi ha il problema sotto casa che qualcuno se ne sia interessato e che venga detto nell'aula, era questo il ragionamento, però capisco quello che è il ragionamento generale. Questo è un po' questo ordine del giorno che dà un po' vendetta, l'ho fatto per mettere in evidenza le distorture che ci sono dall'amministrazione, una cosa che non si può capire, soprattutto chi sta dall'altra parte non lo capisce, non lo capirà mai, non lo capiamo noi, pensate poi ai cittadini. E questo si riferisce, un ordine del giorno riferito al piano luce, un piano luce di cui alla deliberazione di giunta comunale 252 del 3 agosto 2010 prevedeva 3.605 nuovi impianti di illuminazione, detto banalmente pari della luce, ok? Vista l'ordinanza del sindaco numero 22 del 20 gennaio 2011, quindi successivamente, circa disposizioni in merito al rilascio delle autorizzazioni di apertura scavi stradali per gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Roma Capitale realizzati dalla società Acea S.p.A.,
tenuto conto che risultano ad oggi ancora mancanti 11 punti luce su 3.605, di cui 5 in via di Minniti e 6 in via Pavigliana, che sono due strade che stanno nel nostro municipio. Solo queste sono rimaste da un, tra virgolette, imponente piano luce. Le suddette vie sono le uniche mancanti dopo i lavori di installazione dei nuovi impianti nell'intero quadrante, che include vicolo Acqua Cetosa, via Pietrafitta, via Policastrello e addirittura due vie senza nome. Ora, non si può pensare che ce l'hanno con quei cristiani, è ovvio, ma nei meandri della, come si dice, delle procedure amministrative, guarda caso, questi due sono rimaste due vie, l'uniche, pure quelle senza nome hanno fatto. Ora, non si poteva non portare un ordine del giorno di questo tipo, che rende chiaro come anche la volontà a volte non dà giuste risposte, perché poi è la burocrazia che, come si dice, all'interno di un meccanismo amministrativo ingessa, ok? Quindi gli abitanti non comprendono ancora i motivi di tale mancanza, essendo tra l'altro via Pavigliana la più vecchia e la più densamente popolata traversa di via dell'Acqua Cetosa. Si tratta di lavori anche e soprattutto per la messa in sicurezza delle periferie e delle strade private. L'intera area circondata da vigne e campagne in termini di sicurezza sono oltre 20 famiglie interamente al buio la notte, che non escono perché hanno paura. Quando cala il sole non escono perché hanno l'illuminazione, o se no girano con la macchina, pure per entrare dentro casa, che se fanno l'illuminazione con i fari da macchina. Quindi è ovvio che è un invito alla nostra Presidente e alla Giunta di attivarsi verso gli uffici preposti a cercare di capire affinché queste procedure vengano concluse anche dietro un'ordinanza del Sindaco, quindi cioè di un passaggio amministrativo fatto come si deve, eppure è successo questo e sono 5-6 anni che questo esiste. Un ordine del giorno di questo tipo non c'entra niente col bilancio, ma rende efficace l'azione politica di ognuno di noi che la mette alla luce questi problemi di questo tipo. Dichiarazione di voto. Sì, consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Noi capiamo benissimo questa segnalazione, anzi noi ringraziamo il consigliere Giuliano, perché ovviamente capiamo benissimo con questo suo atto vuole riportare un pochino la questione su quella che è una situazione ovviamente quale appunto l'illuminazione piuttosto che altre dotazioni che necessariamente dovrebbero essere previste per le nostre strade, non da ultimo ovviamente anche chi tuteli i cittadini, appunto, quindi con una maggiore attenzione nei confronti delle forze di pubblica sicurezza, quindi insomma è giusto che insomma in alcuni casi ci si renda conto appunto che le competenze più strettamente legate all'ente locale più di prossimità debbano essere viste sotto i molteplici aspetti. E ancora, è evidente che l'installazione dei punti luce sia appunto una competenza di natura dipartimentale, come anche lui ricordava appunto la deliberazione di Giunta Capitolina. Su questo caso specifico sappiamo che il municipio comunque ha preso dei contatti con il capo dipartimento, il quale si è reso ovviamente disponibile a dare informazioni in relazione ai fondi disponibili e su quelli poi avviare la messa in sicurezza di questa e ovviamente di altre strade. Noi ribadiamo il concetto del fatto che per noi la sicurezza di tutti i cittadini sia uguale, a prescindere dal fatto che una via abbia più o meno residenti e quindi più o meno elettori, quindi è evidente che ringraziandolo per quelle che sono le segnalazioni e le situazioni appunto di fatto del nostro territorio, non possiamo che esprimerci in modo non favorevole nei confronti di questo ordine del giorno. Grazie. Consigliere Giuliano.
No, utilizzo la dichiarazione per dire che effettivamente è vero, anche io ovviamente ho contattato il dipartimento, il direttore del dipartimento per capire che cosa fosse successo, no? È ovvio, la prima cosa che può fare un consigliere, no? Avendo questo ruolo, e purtroppo la realtà è che è stata appurata che queste due strade sono rimaste nel dimenticatoio, cioè tutto intorno è stato fatto, tutti i punti luci fatti, mancano solo questi 11 pali della luce. Per cui si sarebbe attivato, però io non vorrei, ecco l'invito, non vorrei che l'anno scorso il Dipartimento Lavori Pubblici, cosiddetto SIMU, ha mandato indietro 40 milioni. 40 milioni. 11 pali costano 65 mila euro. Ora non facciamo che questa cosa possa cascare di nuovo nelle dinamiche amministrative e burocratiche, perché se non c'è la voce specifica, così mi ha detto il direttore, dove allocare i soldi non ce l'abbiamo, ci abbiamo 8 miliardi ma non ci abbiamo i soldi lì, poi come glielo spieghiamo alla gente che è tutta una questione burocratica, capito? Allora l'invito era quello di cercare di capire che invece di mandare indietro sui soldi, manderanno pure indietro, saranno utilizzati, il dipartimento non lo so, se possono prendere 65 mila euro e mettere per fare questa cosa che è, penso sia giusta, ecco. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Io penso che il consigliere abbia fatto riferimento a un problema importante, quello dell'illuminazione, non soltanto un discorso di quelle vie. Io l'ho fatto presente anche nell'intervento che ho fatto in precedenza, cioè la gente non fa riferimento a dipartimento, municipio, comune, ACEA e altro. Viene da noi e ci dice, e io l'ho detto anche all'assessore competente qui, l'illuminazione è diventata difficile nel nostro territorio. Ci sono strade, come ho fatto presente prima Carlo Denina, è un mese che non c'è illuminazione su una via, mai successo, io faccio tante volte pure io riferimento a quello che era successo nel passato, questo non è mai successo, un mese senza, e altre vie dove l'illuminazione c'è la mattina e va via la sera per 5, 6, 10, 15 giorni, cioè è un qualche cosa che si sta ripetendo troppe volte nel nostro municipio. Ecco, dico un'attenzione particolare, indipendentemente che dipenda dal dipartimento, dal municipio o da Roma Capitale o da ACEA, è importante che noi che siamo il consiglio, i consiglieri di prossimità e abbiamo il contatto diretto, ci informiamo rispetto a questo e possiamo dire anche le ragioni ai nostri cittadini. Ecco, io perciò vi invito nuovamente rispetto al discorso dell'illuminazione a confrontarvi nelle sedi più giuste in modo che possiamo dare anche le motivazioni per cui magari una via rimane un mese senza luce. Voto favorevole. Altre dichiarazioni? No, allora votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Come prima, 6 favorevoli, 13 contrari e nessuno astenuto, ordine del giorno respinto. Siamo al numero 9. 8. A 8? Ok, 8, sì, c'è questo. Allora, il numero 8, sempre sì. Consigliere Giuliano. Allora, questo è un remake dell'altro anno, l'ho ritirato fuori perché così per non far vedere che appunto uno non si scorda delle cose. Ma per tenere presente più che altro ho utilizzato questo argomento per la difficoltà, la messa in sicurezza per quanto riguarda alcuni passaggi, marciapiedi eccetera, e il fatto che vicino alla parrocchia di San Gasparo del Bufalo, quindi ci sono stati incidenti causati appunto dalla presenza di radici di alberi che hanno divelto la superficie del marciapiede di queste vie, no, limitrofe alla parrocchia. Tra le vie segnalate c'è
quella più disastrata che è via Tolcardara. Ma perché abbiamo segnalato questa e vicino alla chiesa? Perché via Tolcardara è la via principale per raggiungimento della parrocchia, del quartiere, e quindi utilizza soprattutto da anziani, bambini e alcuni disabili. Il tratto di marciapiede maggiormente dissestato incide sulla possibilità di accesso ai disabili della parrocchia. Questa strada si trova nel quadrante Arco di Travertino, Punto Verde Qualità, insomma quella parte lì dove ancora noi non siamo riusciti, tra virgolette, come municipio a dare maggiore presenza, insomma, no? Ci sono delle cose un po' incompiute, perlomeno nella vita di parrocchia, no? Tener conto di questa grossa difficoltà di alcune categorie. E quindi si invita sempre la Presidente, no, affinché possa essere messa in sicurezza questi marciapiedi e queste vie limitrofe, con particolare la parte, quella che è diretta alla parrocchia, che è via Tolcardara. Grazie. Dichiarazioni di voto? No? Ok. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Penso sia la stessa, giusto? Sì. Sono 6 favorevoli e 13 contrari. Nessuno astenuto. Ordine del giorno respinto. Poi c'è il numero 9. Sempre a firma Giuliano. Grazie Presidente. Questo, lo devo dire, era da tempo, è un regalo per il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, mio amico dall'infanzia, e il quale gli dedico questo ordine del giorno in amicizia. No, nel senso che ho voluto dare il mio, ho voluto dare il mio contributo, ovviamente, a un argomento trattato in Commissione, sono serio, che riferito all'articolo 40 del codice della strada, stabilisce che la segnaletica orizzontale serve a regolamentare la circolazione per guidare gli utenti e fornire le indicazioni e i comportamenti da seguire. La direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici recita che l'imponenza e la complessità assunta dalla circolazione stradale esigono che gli enti proprietari dedichino le più attente cure alle strade e alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. Posto che la segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata e realizzata secondo criteri di regolarità e mantenuta con costante cura per scongiurare pericoli e incertezze comportamentali da parte di utenti dai quali possono scaturire incidenti stradali, e tenuto conto che la segnaletica orizzontale, in particolar modo davanti ai luoghi sensibili, versa in condizioni non ottimali quando non assente o invisibile del tutto, e che pertanto necessita di un intervento urgente. Quindi invita la Presidente del Municipio e la Giunta ad attivarsi verso gli uffici preposti affinché si proceda con le verifiche al fine di procedere ad effettuare i lavori di facimento alla segnaletica orizzontale per ripristinare le norme di sicurezza stradale. Questo l'ho fatto perché so che abbiamo dedicato un paio di commissioni, se non sbaglio, Presidente, al problema della segnaletica, l'abbiamo sviscerato e ho anche percepito, e se poi ho sbagliato chiedo venia, ma ho percepito pure che oltre alla tecnicità, quindi di poterle fare, di utilizzare anche materiale che più resistente, ovviamente, perché sennò queste sono strisce che vengono fatte con la cosiddetta acqua paola, che uno sa, beve e va via, e è normale che questo, insomma, sia importante, no? E volevo dare un contributo anche sul fatto che ho visto che c'è una richiesta evidente di fondi economici, no? Di ulteriori soldi per poter metterla in sicurezza. Un municipio come questo è importante, è ovvio, però siccome non volevo dare la sensazione che un ordine del giorno possa sempre essere comunque contrario a un meccanismo, ma un ordine del giorno si può vestire anche di un concetto che possa essere utile, capito, e possa sposare un'esigenza del territorio. Quindi l'abbiamo fatto in commissione, ne abbiamo parlato, abbiamo tirato fuori la tecnicità, i prodotti, quelli che durano, eccetera, i calcoli, servono i soldi, chiedete i soldi in variazione, mi sembrava giusto
farne uno in quella direzione. Poi, presidente, direttore, io vorrei controllare se loro hanno le mani bloccate, perché quando gli si bloccano le mani quando devono alzare, devono votare favorevole, se bloccano, c'avete un dispositivo lì, vabbè. Quindi questo voglio vedere come mi mettete con questo. Dichiarazione di voto. Consigliere Rinaldi. Allora, come ha detto il consigliere Giuliano, ovviamente sì, in commissione abbiamo parlato della situazione degli attraversamenti. E dai colloqui con gli uffici abbiamo verificato anche il bilancio dell'altro anno, che ovviamente c'erano poche risorse, perché c'erano, se non sbaglio, 20.000 euro per l'annualità. Quest'anno, se non sbaglio, perché non ricordo la cifra precisa, più di 100.000 euro c'erano solo per la segnaletica. Noi abbiamo richiesto altri 150 in commissione, per cui sicuramente la direzione che stiamo prendendo è quella che dice anche il consigliere Giuliano, e su questo stiamo dando supporto anche all'ufficio, nel senso che le segnalazioni vengono portate, diciamo, quasi prontamente, perché qualche cosa può sfuggire agli uffici, e quindi soprattutto davanti ai punti sensibili, scuole, ASL e altri simili. Pertanto, insomma, ecco, l'attenzione c'è a questo aspetto. Sta partendo un appalto ulteriore. Per questo motivo votiamo contrario a questo ordine del giorno, perché lo riteniamo già acquisito come come modalità di voto. No, no. Cioè, sono io che sono votato. No, non è questo, però. Cioè, l'intervento va bene, perché comunque però se ne è parlato, insomma, ecco, se ne è parlato qui, però noi siamo contrari ad accettare questo ordine del giorno. Grazie. Altri. Sì, consigliera Vitrotti, ecco. Io però mi sta sfuggendo qualche cosa, perché a questo punto non so più che cosa votare, perché se è già stato fatto, allora forse, cioè, o non le hanno dato la comunicazione per tempo, oppure sono un po' confusa io, perché qui ci ringraziano, vi hanno ringraziato a voi fino adesso, ci dicono che è tutta una buona idea. Una buona idea, e che sono molto contenti di queste cose che vengono sollevate, però, diciamo, nell'atto pratico questa gli ha detto bene, perché forse l'appalto è partito e quindi forse c'è finita dentro. Per il resto, diciamo, stiamo a non ho capito come andranno a finire gli ordini del giorno, perché se sono con un voto contrario, ringraziamo, cioè ci ringraziate, diciamo, però, diciamo, politicamente noi lo recepiamo come un atto che rigettate. Quindi io forse ribadisco, perché prima ci ho provato ma non è stato chiaro, se vogliamo veramente far vivere le richieste che vengono anche dall'opposizione, per dare quindi veramente dignità rispetto a quello che è stato chiesto, magari recepirle come giunta aiuterebbe anche la discussione, perché sennò veramente è un po' surreale. Mo io adesso, no, che devo fare? Ti fa affari tua, perché è stato già fatto. Perché esatto, cioè lei capisce che consigliere, cioè, Giuliano, non è un dibattito, però lei se vuole parlare con me non è un problema, nel senso che magari fuori di qui. Esatto, qui dentro niente, non si può. E quindi, diciamo, io sono in difficoltà, nel senso che adesso ho la certezza che questo intervento è stato già fatto. No, non è così, è stato inserito nella lista, ho capito bene. Quindi, vabbè, la ringrazio a questo punto anche io, consigliere, e devo dirle in più che lei è molto fortunato. Grazie. E a questo punto il Partito Democratico si astiene, perché se già avete fatto tutto, ci dispiace. Prego. Consigliere Toti. No, no, io invece ringrazio e voto a favore, ecco. Io invece mi dico a me stesso che hai fatto a fa, perché se era già stata fatta. Pensavo di fare un regalo a Rinaldi, che è presidente, mi dice non mi tratti sempre male, era una cosa positiva. Poi suggerisco alla collega che conosco un po' di tempo, dovrebbe fare un po' come Razzi quando fanno interviste. Capito? E allora finisce la storia. Ecco, questo lo dico. Grazie. Votazione. Favorevoli. Grazie.
No, per carità, non la inviterei mai, decida da solo. Contrari? Astenuti? Allora, 2 favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti, respinto. Consigliere Giuliano, grazie. Il suo ultimo. Allora, adesso non so più che devo fare. Questo è l'ultimo. Se non va anche questo, ragazzi, io strappo il tesserino da consigliere, ve lo dico subito. Perché? No, qualcuno sarà contento, più di qualcuno è contento. Ma è stata un'escalation, non so se vi siete resi conto, non ho messo quest'ordine a caso, eh? Cioè non asciugo gli scogli il giorno io. Quindi siamo partiti da Via Lipponio, siamo arrivati, capito, a quello degli scavi, illuminazione che mancava, cioè tutte cosine, tutte chicche, che voi adesso vi trovate a dire che avete già fatto quello per la programmazione degli interventi, delle strisce, la segnaletica e tutto quanto. Andiamo all'ultimo. E questo lo leggo tutto. Lo leggo tutto, perché ho su 4 pagine, leggo tutto, a me interessa. Perché se devono di no, che hanno sentito. Quindi, in base allo statuto di Roma Capitale, con la delibera, e qui ci aiuterà il direttore perché questa è materia che sa, con la delibera numero 8 del 7 marzo 2013, il territorio è articolato in 15 municipi, i cui confini sono stabiliti con la delibera numero 11 dell'11 marzo 2013. La Giunta Capitolina, con deliberazione numero 392 dell'8 novembre 2013, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea numero 11 2013, ha precisato i confini dei 15 municipi, definendone i rispettivi territori. Visto il regolamento decentramento amministrativo che diceva anche prima il vice capogruppo del 5 Stelle del febbraio 99, andiamo avanti e dice che i municipi godono di autonomia finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto ed organizzano la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Nell'ambito del bilancio di Roma Capitale sono assicurate ai municipi risorse finanziarie certe derivanti da quote di tributi, di tariffe e di ogni altra entrata di competenza dei medesimi, nonché dal trasferimento di parte dei proventi derivati dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie dei rispettivi territori. Comma 3. La dotazione finanziaria assegnata ai municipi è commisurata alle funzioni attribuite in rapporto all'ammontare delle risorse complessivamente disponibili ed è ripartita in base a criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali, ambientali e socio-economiche dei municipi stessi, come pure delle generali esigenze di perequazione tra i medesimi. Comma 4. La Giunta Capitolina sottopone alla consulta dei presidenti dei municipi un documento per la formazione del bilancio di previsione ed un'ipotesi relativa all'ammontare complessivo delle risorse che potranno essere assegnate ai municipi per l'anno di riferimento, con l'indicazione delle spese vincolate ai sensi di legge. Il documento della Giunta indica la quota delle maggiori entrate tributarie e il 5 extratributarie accertate e riscosse da ciascun municipio, nonché delle economie ottenute a seguito di progetti di efficienza della spesa acclarati in sede di rendicontazione dell'ultimo esercizio chiuso da attribuire ai municipi stessi. Ascoltate. La Giunta determina altresì la misura della partecipazione dei municipi ai proventi connessi alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie dei rispettivi territori. Comma 5. Sulla base dell'ipotesi di budget comunicata dalla Giunta Capitolina, il Consiglio del Municipio delibera un proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale contenente una proposta di ripartizione delle previsioni di spesa non vincolata è il dettaglio delle previsioni di entrata.
La Giunta, ai fini dell'adozione del progetto di bilancio di previsione, sarebbe stato interessante che ci fosse il vicepresidente nonché delega al bilancio, tiene conto del documento di cui al comma precedente. Essa può modificarne le previsioni non in linea con la propria ipotesi di bilancio per ricondurre il budget complessivo a quello assegnato, nel caso di modifiche che esulino dai limiti dell'assegnazione complessiva, le variazioni con la relativa motivazione sono comunicate al Consiglio del Municipio. Il progetto di bilancio approvato dalla Giunta è sottoposto al parere obbligatorio dei consigli municipali, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento. I presidenti dei municipi partecipano alle sedute dell'Assemblea Capitolina relativa alla discussione e approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale di Roma Capitale. Visto che ad oggi nessuno degli articoli approvati dall'Assemblea Capitolina con la delibera numero 5 del 2015 risultano essere attuati, e per tutto quanto lo sopra premesso, tenuto conto, considerato e visto, si invita la Presidente del Municipio e la Giunta Municipale affinché possano essere realizzati tutti gli automatismi necessari affinché questo importante strumento di partecipazione democratica e di valorizzazione della sovranità popolare venga attuato in tempi rapidi, permettendo così ai municipi di avere un bilancio autonomo e non derivato. Lo so che è complicato, è terminologia un po' stretta, però questa è quello che io inizialmente, nel fare il mio intervento, ho posto un'attenzione particolare. Cioè tutto quello che noi andiamo a dire risulta infrangersi dietro questa situazione, che pure è già prevede, perché è una delibera numero 5 del 2015, quindi è in attivazione, cioè attivata, funziona. Eppure tutto quello che noi abbiamo fatto quest'anno, l'altro anno, eccetera, non ha previsto mai questi passaggi che sono ben descritti. Quindi consiglio in questa discussione di capire effettivamente dove c'è il vulnus. Ok, grazie. È fuori di 6 minuti, quindi io penso che ha già conglobato anche l'espressione di parere tutto. Allora, la dichiarazione di voto. Bene. No, ma no, non credo. Questa fa parte del nostro programma e già in parte ne abbiamo discusso in commissione. Commissione. No, no, non l'abbiamo. No, la stiamo facendo. Abbiamo le nostre idee e, come ha detto giustamente, quindi fa parte del nostro programma e quindi è perfettamente in linea con quello che stiamo facendo e che adesso preciseremo. L'assessore Gommiso stamattina ha chiarito un concetto molto importante. Intervenire su questa materia deve essere qualcosa di tutta l'Assemblea, non soltanto di una parte. Quindi è da questo punto di vista che dobbiamo partire. Entrare la modifica del 2015 è l'ultima, questo articolo è stato sempre piuttosto tormentato, c'è stata già una riforma nel 2001, poi nel 2013 e poi l'ultima nel 2015. Nel 2015 è stato completamente riformulato, uscendo con tutta questa manifestazione di buone intenzioni che purtroppo, e questo lo acclareremo, non è che siano state integralmente rispettate, cioè questo articolo non trova poi attuazione pratica nel concreto. Affrontare questo argomento però, ecco, non può essere lasciato come posso dire, a un suggerimento, a un'iniziativa consigliare che resta lì e dorme. Questo merita un approfondimento in commissione. E quindi come regola? No. Per cui, andando avanti, io, proprio per farlo diventare un qualche cosa che parte dalla Commissione e dalla Commissione va al Consiglio, la inviterei a ritirare questo tipo di emendamento, di suggerimento. No, perché non succede mica niente. Però l'argomento, voler andare avanti su questo, cioè lasciando le cose così, significherebbe a un certo punto far, come posso dire,
mi veniva in mente un'espressione, ma vuole far entrare un elefante in una vasca da bagno, insomma. Qui l'argomento va trattato meglio. Va trattato meglio e va trattato con delicatezza, anche perché si coinvolgono le strutture centrali, e quelle anche dobbiamo sentire per vedere che cosa fino adesso ha impedito allora, primo passo, che cosa fino adesso ha impedito l'attuale attuazione dell'articolo 46, punto interrogativo, stato dell'arte, suggerimenti, ma per andare, non suggerimenti soltanto per far applicare questo articolo, ma anche per vedere come concretamente si può passare da un bilancio derivato a un bilancio che parta direttamente dal municipio, tenendo innanzitutto presente quelle che sono le entrate del municipio e quanto di queste entrate può essere distolto dal municipio come contributo di solidarietà per gli altri municipi. Non so se sono stato chiaro. L'argomento è ben più ampio, cioè c'è un incomincerei a valutare, prima vediamo se come si può attuare l'esatta applicazione di quello che è previsto in questo articolo. Non è un dialogo tra voi due, comunque, se va avanti così. No, vabbè, comunque lo finiamo e poi vediamo. Questo è nel nostro programma e nei nostri intendimenti. Nessun problema a trattarlo in commissione in maniera tale che diventi qualche cosa di tutta attraverso la commissione, diventi qualcosa di tutta l'assemblea e dia una forza politica maggiore a quelli che sono gli interventi che il nostro assessore farà presso la struttura centrale. Di qui, ecco, l'invito a ritirarlo. Penso di aver finito, sono stato abbastanza chiaro, credo. Sì. Voto, vabbè, lui dice invita a ritirare, se viene accettato l'invito non si vota. Credo proprio di sì. No, come faccio? Deve rispondere se ritiro o non ritiro. Allora, per un attimo ho pensato che se potesse arrivare a approvazione, per un attimo solo ho pensato, dopodiché mi sono tranquillizzato che ovviamente l'andamento era quello. Se ho percepito bene, siccome non è un vezzo, ok, e capisco che deve essere una cosa totalità, cioè unanime, plurale, non unanime, plurale, esatto, poi chi non ci crede, io ci credo a questo passaggio. Per cui se io lo ritiro, volentieri lo ritiro, purché si possa parlare, si possa fare qualcosa in questo senso per attivare alcuni meccanismi, non dico dall'oggi al domani, è ovvio, ma che noi possiamo essere un municipio che si faccia carico di questo passaggio, visto che la Presidente ce l'aveva nel suo curriculum, nel suo programma, io ce l'avevo quando ero candidato a Presidente, sicuramente ce l'aveva anche la Pitrotti nella sua candidatura a Presidente, quindi non vedo ostatività. Però prendiamo, caro Presidente Pompei, prendiamo una sorta di programmazione dei lavori per questa roba, perché come dice lei, e lei è saggio, non si fa dall'oggi al domani e ci vuole anche gli attori giusti, le figure giuste per fare questo lavoro. Serviva solo porre la questione, è normale. Mi sono scritto tutta sta roba così lunga, almeno ci ha avuto un minimo di senso. Grazie. La ritiro, la strappo? In diretta? No. Lo ritiro, grazie. E quindi passiamo all'altro gruppo di... Non ce l'ho? Vediamo se ce l'ho. No, non ce l'ho. Eccoli. Sì, però non ho... Eccoli, perfetto. Sì, va bene, sono... Perfetto, allora, sono... Quanti sono? 14. Sono 14 a firma PD. E ci sono vari firmatari. E quindi cominciamo col primo, che è il numero 11, la firma Pitrotti come prima firmataria, non so chi vuole procedere. Sì. Sì, grazie. No, era sostanzialmente sì, cioè sarò breve perché quello che ho cercato di dare già all'inizio dell'intervento sulla discussione generale sul bilancio, e l'eccessivo impegno di fondi che c'è su incarichi esterni e prestazioni, che potrebbe essere già un ammontare disponibile, visto che si chiedono ulteriori spese o ulteriori fondi, potrebbe già essere, diciamo, potrebbero già essere fondi disponibili, e quindi si propone di fatto una variazione dei fondi su questo bilancio di previsione proprio sul capitolo del verde, perché appunto risulta essere quello intanto dove chiediamo di più, ma da quello che abbiamo sentito detto
dal problemi che arrivano anche dalla Commissione Ambiente del Campidoglio. A questo punto mi sembra che c'è una preoccupazione generale sul verde in generale, con bandi fermi e con una manutenzione in sofferenza, tanto più se parliamo di una manutenzione, diciamo, fatta a livello municipale. Questi potrebbero essere dei fondi, appunto, che, diciamo, trovano al momento una posizione su, appunto, ripeto, incarichi professionali esterni, prestazioni professionali varie, tra cui tra l'altro la Commissione ha anche chiesto ulteriori fondi. Però veramente, siccome risulta un eccesso, a questo punto si chiede di destinare già questo detto importo al capitolo del verde pubblico, cioè in particolare manutenzione e servizio per il verde pubblico. Grazie. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente. Io credevo di essere stata piuttosto chiara nel mio intervento precedente, però mi fa piacere poter avere modo di parlarne nuovamente, perché qui si fa riferimento a una voce IVP verde pubblico che risulta essere pari a zero, e zero non è, perché appunto, come evincibile dal quadro, diciamo, che ci è stato presentato di sintesi e dai prospetti, il progetto relativo al 2018 porta nella voce verde pubblico un importo pari a 244.994.02 euro. Rispetto a questo progetto, noi ci siamo sentiti, come parte politica di maggioranza, quindi accettando l'impianto che ci è stato proposto da parte dell'amministrazione capitolina, ma ritenendo, proprio perché abbiamo avviato questo processo di decentramento del verde, poter ampliare, quindi tentare di effettuare questa richiesta ulteriore per ulteriori 200.000 euro. Quindi, stante il fatto appunto che le risorse già al momento non sono comunque incapienti, ma hanno già un importo sensibilmente superiore, che è più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente, e stante il fatto che comunque ci siano già degli appalti di manutenzione in essere, che sono stati assegnati un mese fa e che insomma, per il quale l'appalto risulta già avviato da un paio di settimane, noi riteniamo che allo stato attuale, insomma, la richiesta non sia accoglibile. Ribadisco quanto detto anche prima. Non so ovviamente quali dichiarazioni possano aver dato luogo a delle preoccupazioni, però per la prima volta rispetto agli ultimi 10 anni nuovamente il servizio Giardini sta facendo degli appalti, per la prima volta si è occupato appunto di indire delle gare pubbliche, per la prima volta dopo tantissimi anni nuovamente si fanno dei monitoraggi sulle alberature. Dal monitoraggio è possibile verificare, sulla base appunto delle valutazioni e delle analisi di esperti, le criticità e quindi le priorità di intervento, le potature, ove ovviamente su tutto il territorio vengono effettuate da parte dipartimentale. Il settore è stato smantellato nel corso degli ultimi 20 anni e, voglio dire, qui ci troviamo a ripetere sempre le stesse cose, però io capisco che non abbiamo problemi a ripeterle 5, 10, 100 volte nel momento in cui si crea poi un senso, ovviamente, nel senso allarmistico, comunque di preoccupazione, per il fatto che ad oggi ci risulta che partendo da una programmazione seria ed oggettiva si possono magari affrontare le criticità che ci sono, perché derivano da un quadro ovviamente che sicuramente voi conoscete molto meglio di noi, visto che molti di voi, insomma, sono già qui da tempo, comunque hanno già vissuto una prima consiliatura, c'è chi ne ha vissuta più d'una, quindi avete ben presente le criticità che noi, insomma, ci troviamo ovviamente a gestire a livello emergenziale oggi. Le criticità di ieri sono diventate emergenza oggi, con una seria programmazione noi riteniamo che piano piano le emergenze
vengano risolte e si possa tornare ad essere quella che Roma è, cioè la capitale d'Italia. Grazie. Quindi voto? Beh, sì. Ok, volevo il... Non favorevole. Altre dichiarazioni? No. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, 5 favorevoli e 13 contrari, ordine del giorno respinto e siamo al numero 12. Sì, a firma del PD, non so chi vuole relazionare, consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente, presento l'ordine del giorno numero 12, il cui oggetto è segnaletica orizzontale di via Ceneda e via Limitrofe. Solo una premessa, perché prima si diceva appunto che andiamo a discutere una serie di interventi che richiediamo sulla base delle segnalazioni dei cittadini su determinate strade piuttosto che altre. Qualcuno prima diceva appunto che rispetto a questa problematica è la giunta e la politica che dovrebbero dare un ordine di priorità e diciamo un indirizzo politico. Se l'avessimo conosciuto probabilmente non ci saremmo ritrovati oggi a portare in aula, dato che non sono state ascoltate in altro luogo, le richieste che da mesi, come le pongono a noi, pongono a voi cittadini. E in questo caso, per entrare nel merito, la questione riguarda il quadrante di via Ceneda, appunto, nel quale, come sapete, sono presenti non solo tantissimi edifici diciamo di carattere edilizio, ma molte, molte scuole e attività commerciali. E dato che la segnaletica sia orizzontale che verticale è assolutamente inesistente, poco visibile, e appunto non è una questione isolata nel municipio, come sappiamo, ma in quel tratto di strada ci sono stati moltissimi incidenti, l'ultimo dei quali proprio la settimana scorsa, nel quale una signora è stata travolta in prossimità delle strisce pedonali, proprio perché le strisce pedonali non erano assolutamente visibili. Quindi c'è un tema non solo di manutenzione ordinaria e di degrado generale, ma c'è un tema serio di sicurezza dei cittadini che ogni giorno si trovano ad attraversare quella strada, e ripeto, molti dei quali sono anche bambini della scuola media. Noi chiediamo di impegnare la Presidente a recuperare nel capitolo del bilancio che riguarda la segnaletica orizzontale e verticale le risorse necessarie per eseguire e rinnovare la segnaletica orizzontale e verticale nella strada di via Ceneda e nelle vie limitrofe. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Giannone. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà contrario a questo ordine del giorno, non già chiaramente non riconoscendo la criticità, ma stiamo qui parlando di un bilancio e quindi di in qualche modo indirizzi sull'impegno di fondi. Ricordo che sulla segnaletica è attivo già un appalto, per cui non è che possiamo farne un altro, si fa uno, si termina e poi dopo si valuterà la situazione, quanto rimane ancora da fare, e si faranno poi i successivi. Pertanto, come detto già anche per la manutenzione marciapiedi e strade, badate bene che stiamo parlando di appalti che sono già in essere, quindi non è che stiamo parlando del futuro, delle ipotesi e del mondo dei sogni, ma stiamo parlando di ciò che sarà in questi giorni. Con le strade lo stiamo già vedendo, i marciapiedi partito a breve, e sulla segnaletica mi pare da un mesetto adesso. Quindi sostanzialmente il discorso è sempre lo stesso: ci sono tantissime situazioni critiche, tantissime situazioni di pericolo, di assenza. Siamo tutti quanti, noi vediamo davanti a noi assenza di strisce, non solo a via Ceneda, ma in tutte le parti. Tutte le strade, quasi tutte le strade hanno ormai le strisce
pedonali per esempio sbiadite, quindi sono potenziali punti di pericolo. Ora mi dispiace che vi sia accaduto un evento così spiacevole, insomma, in via Ceneda per questo incidente, questa signora, ma potenzialmente sono tante le strade. E allora, ripeto, come parte politica l'indirizzo è quello di agire su questi, su queste voci di bilancio, quindi mettendo dei soldi, mettendo quindi spingendo su questa voce, raccogliamo questa ulteriore segnalazione e la giriamo all'assessore competente affinché possa essere inserita, se già non lo fosse, in quelle che sono le strade con maggiore criticità. Grazie. Bene, altre dichiarazioni di voto? No? Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Cinque favorevoli, 13 contrari, nessuno astenuto, l'atto viene respinto. Bene, il prossimo è il numero 13. Sì, a firma PD, sempre lei. Grazie Presidente, l'ordine del giorno numero 13 riguarda la manutenzione di una piazza particolarmente degradata del nostro municipio, che è Piazza Ragusa, nella quale, come sapete, da tempo è aumentato non solo appunto il degrado sociale, ma i problemi di sicurezza per i cittadini del quartiere, sia appunto nell'area proprio della piazza, sia nell'area adiacente, dove non vi sfuggirà che c'è la stazione Tuscolana, che è un nodo di scambio fondamentale per la città, ma che appunto è particolarmente degradato. E con sempre maggiore frequenza i cittadini segnalano episodi di molestie su alcune donne, sulle persone anziane, specialmente nelle ore serali, e anche alcuni fastidi nei confronti degli operatori commerciali della piazza, e durante le ore notturne episodi di furti alle autovetture parcheggiate. Oltre questo c'è una situazione particolarmente sgradevole nel giardino centrale alla piazza, che è abbandonato a se stesso e che è soprattutto in questo periodo invernale assolutamente inutilizzabile. E l'AMA non è che non passi a Piazza Ragusa, ma passa nelle zone, diciamo, intorno alla piazza con i mezzi meccanici, e quindi al centro della piazza il lavoro che viene svolto è assolutamente inesistente. Questa è una situazione particolarmente grave di degrado, e che provoca anche in questo caso non solamente, diciamo, bruttezza agli occhi dei cittadini, ma una situazione oggettivamente di pericolo e di insicurezza, per cui noi chiediamo appunto, sulla base, ripeto, delle segnalazioni che su questo sono arrivate anche più volte alle commissioni di cui io faccio parte, un impegno da parte di questa giunta al fine di distrarre una parte delle risorse dedicate appunto alla manutenzione stradale, e se aveste accolto anche il nostro emendamento sulla manutenzione del verde, alla riqualificazione prioritaria di questa piazza. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Tosanti. Sì, anche a rischio di ripeterci, ribadisco che il Movimento 5 Stelle, per i motivi anche precedentemente esposti, voterà contrario. In particolare, siccome quello che si richiede nell'ordine del giorno riguarda soprattutto la manutenzione stradale, faccio rilevare che già sono state fatte moltissime strade
anche parte di Piazza Ragusa, via Monselice, via Mestre, via Oristano e tante altre. Ovviamente se si vedono tutti i tratti intermedi, via della stazione Tuscolana non è stata ancora toccata, ma tutti gli altri tratti potrebbero essere oggetti di migliaia di ordini del giorno. Per cui noi speriamo che chi ha presentato l'ordine del giorno voglio affrontare anche le altre tematiche molto interessanti che ci sono nelle premesse, nelle competenti commissioni, in modo tale che noi possiamo sensibilizzare e aggiungere queste segnalazioni molto importanti a quelle che già hanno gli uffici e della polizia locale per poter intervenire in modo prioritario sulle strade e sui punti verdi più importanti. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No? Votazione favorevoli? Contrari? Astenuti? No, credo che sia il contrario. Sì, sono 5 favorevoli, 13 contrari e nessuno astenuto, l'atto viene respinto. Siamo al numero 14, sempre a firma PD. Sì, consigliera Biondo. Sì, questo ordine del giorno riguarda la manutenzione stradale di via Orvieto, che è una via del nostro municipio che ospita il mercato, ma su questo poi avremo modo di parlare. È una via particolarmente importante perché non solo ospita uno dei mercati rionali del nostro municipio, ma è una strada sulla quale abitano migliaia di persone, perché come sapete ci sono dei condomini molto, molto importanti, e proprio perché appunto è una strada sulla quale insiste il mercato e quindi è particolarmente frequentata non solo dai residenti ma viene utilizzata diciamo come luogo principe del carico e scarico merci, è una strada diciamo molto molto, passatemi il termine, afflitta, nella quale non sarà sfuggito a chi la frequenta che ci sono delle buche che più di una volta in questi ultimi 2 anni hanno portato anche alla necessità di cambiare le ruote a diverse macchine che passavano da quella strada, perché le buche hanno rotto completamente i copertoni e il manto stradale è pieno di buche, l'area è abbandonata soprattutto appunto nelle ore notturne, e questa segnalazione, come sa anche la Presidente della Commissione Commercio, non arriva solamente dai cittadini ma anche dagli operatori del mercato, che oggettivamente vivono in una condizione ancor più di difficoltà. E quindi, dato che a detta di tutti, ne abbiamo parlato varie volte, la strada di Via Orvieto rappresenta in qualche modo per quel quadrante una sorta di piazza del quartiere e merita quindi un'attenzione particolare, noi chiediamo di impegnare delle risorse sul capitolo della manutenzione stradale, prima ancora, diciamo, dato oltretutto che l'assessore al commercio ci ha comunicato qualche commissione fa che c'è una volontà di questa amministrazione nel futuro di lavorare per la riqualificazione di quell'area mercatale, intanto di cominciare da quello che possiamo fare più velocemente e con più facilità, ovvero di manutenere e sistemare la strada che gira intorno al mercato di Via Orvieto e rendere l'accesso al mercato per gli operatori e per i cittadini più semplice. Grazie. Dichiarazioni di voto? Giannone? Grazie Presidente, insomma non vorrei ripetermi, però l'appalto sulla manutenzione delle strade è già in essere, qualsiasi altro fondo sarebbe inutilizzabile, perché l'ho spiegato prima. Pertanto noi raccogliamo questa segnalazione quindi come tale e non possiamo che non votare negativamente all'ordine del giorno, raccogliendo la segnalazione e diciamo
informando l'assessore di questa segnalazione che viene dal territorio per le opportune, come dire, verifiche, insomma, valutazioni, e inserirle eventualmente in appalto. Comunque sia, penso che non sia difficile che possa rientrare tra le tante strade che hanno bisogno di manutenzione. Grazie. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, sempre 5 favorevoli, 13 contrari e nessuno astenuto, respinto. Siamo al 15. Sempre a firma PD. Sì, consigliere Vito. Grazie. Anche qui si tratta di portare all'attenzione del Consiglio alcune strade che sono in realtà limitrofe a Piazza Re di Roma e che versano in una situazione di pericolosità per la sicurezza completamente sconnessa. In particolare, appunto, proprio perché si tratta di una zona che è a ridosso della via di una delle più grandi arterie commerciali del nostro municipio e quindi che giungono direttamente sulla piazza, sono densamente abitate e sono anche per motivi appunto commerciali fortemente frequentate, ma la situazione generale appunto dei marciapiedi delle strade limitrofe a Piazza Re di Roma è veramente in stato di estremo pericolo soprattutto per appunto i cittadini, e per questo, nonostante le richieste abbastanza pressanti da parte della cittadinanza, è ovvio che purtroppo si sta cercando di intervenire come possono, appunto segnando dove è possibile lo stato di pericolo e con un fai da te abbastanza imbarazzante. Pertanto appunto l'interesse sarebbe quello di chiedere che gli interventi nelle vie che sono segnate appunto possano dare una sicurezza alla cittadinanza che intende percorrere senza rischiare di rompersi qualche gamba e tornare a casa sana e salva, e quindi la richiesta è quella di utilizzare appunto i fondi previsti per l'oggetto che è il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi delle strade limitrofe a Piazza Re di Roma, via Pomezza, via Urbino, via Fragene e via Faleria. Dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone. Sì, anche per questo ordine del giorno il Movimento 5 Stelle voterà contrario, perché essendovi l'appalto in essere segnaleremo, porteremo la segnalazione all'attenzione dell'assessore affinché lo valuti insieme agli uffici, anzi lo faccia valutare agli uffici circa la criticità e la rispetto alle altre criticità presenti sul nostro territorio. Sono tante, sono tantissime. Questa rientra nell'appalto in essere. Grazie. Dichiarazione di voto? No? Sì, consigliere Vitro. Ovviamente a essere favorevoli, appunto perché è ovvio che se diciamo la raccomandazione che ci ha dato adesso il consigliere Giannone appunto ci mette ovviamente una fase di conoscenza ulteriore, quindi a questo punto terremo in considerazione il possibile intervento che verrà svolto su queste strade e quindi segnaleremo in caso di diversa azione nella commissione preposta. Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io andrei alla votazione. Favorevoli? C'è anche lui. Contrari? Astenuti? Cinque favorevoli, 13 contrari, nessuno astenuto, respinto. Siamo al numero 16, sempre a firma PD.
Consigliera Vitrotti. Sì, si è parlato fino anche, diciamo, in questa fase di questioni legate alle problematiche relative alla segnaletica. All'attenzione di questo Consiglio volevamo portare anche la situazione che riguarda Piazza San Giovanni Bosco, perché c'è stata segnalata poco tempo fa, in occasione del rifacimento delle strade, delle strisce pedonali nella parte alta di Don Bosco, quindi parlo quella a ridosso di San Policarpo e la parte di Viale Giulia Agricola. Ovviamente la cittadinanza ha visto gli interventi fatti, diciamo, in quella parte, la chiamo parte alta, diciamo, di Don Bosco, e ovviamente che sì, sono attraversate perché ovvio lì c'è la chiesa, però diciamo non hanno lo stesso impatto che ha anche appunto le vie che penetrano all'interno della piazza. E quindi ci hanno chiesto per quale motivo, nonostante gli interventi che sono stati fatti poco lontano da lì, non fosse ripristinata l'adeguata segnaletica anche su tutta la piazza. Effettivamente sia la parte che va da parte via Marco Fulvio Nobiliore, sia la parte che entra dentro Calpurnio Pisone, sia la parte che va verso San Giovanni Bosco, tutti gli attraversamenti pedonali sulla piazza, che insomma è anche bella grande, sono al momento praticamente inesistenti. E tra l'altro lì prima si è parlato pure di illuminazione, c'è una parte che va verso via Calpurnio Pisone che è totalmente al buio, quindi un possibile attraversamento pedonale è veramente a rischio della sicurezza dei pedoni. Quindi detto questo, ci è sembrato, soprattutto perché quello è un punto, diciamo, di aggregazione importante, perché è attraversato da scuole che, diciamo, sono nelle strade limitrofe, c'è il mercato, quindi capite bene che ha un punto di concentrazione di cittadinanza veramente eccessivo. Quindi se magari questo già è presente, oppure se qualche sottoservizio ci fa il favore di completare il lavoro che ha fatto, noi ne saremo veramente, perché lì parliamo di un intervento che è stato fatto diversi mesi fa. Se la situazione resta così, veramente è meglio l'acqua paola, cioè è meglio intervenire con un po' di vernice adesso in attesa di, oppure sollecitare la sottoservizi, perché non può fare un intervento, ripristinare tra l'altro pure male il manto stradale e soprattutto non completare con adeguata segnaletica, soprattutto in uno dei posti centrali del nostro municipio come Piazza San Giovanni Bosco. Grazie. Dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Cantigliota. Grazie Presidente. Allora, intanto colgo l'occasione per dire che comunque questo appalto della segnaletica è in corso, e non solo, gli interventi programmati saranno eseguiti con fondi del 2017, quindi neanche rientreranno nel 2018, ma fanno parte di quei fondi. Ciò che mi stupisce è che, siccome so che l'opposizione spesso ci segue, sono dei grossi followers, e mi sembra strano insomma che l'abbiamo pubblicizzato su tutte le pagine e questo non è stato recepito, però va bene, però può darsi che la colpa è la nostra, sa che ci sono talmente tante cose che stiamo facendo che magari è andata sotto e non se ne sono resi conto. Questo mi fa piacere, però comunque siamo, dal momento che un appalto della segnaletica è in corso e gli interventi sono programmati con i fondi del 2017, quindi capiamo bene, non possiamo, non siamo favorevoli in quanto già è in essere, quindi grazie. Io andrei avanti. Sì, no, beh, adesso può parlare, no? Dichiarazione di voto, voglio dire. Grazie. Informatissimo consigliere, io tendo sempre a ringraziarlo, noi non, diciamo, abbiamo anche altre cose da fare piuttosto che stare appresso ai vostri social, però io lo ringrazio se questa roba già è stata messa dentro una
programmazione, il 2017 sta finendo, quindi ci auguriamo però che almeno, diciamo, arriviamo alla fine dell'anno con le dovute strade messe a posto, almeno quelle citate qui. E nel caso, diciamo, questa cosa non avvenisse, non andremo ovviamente dal consigliere che ci ha invitato a seguirlo ufficialmente sulle sue pagine, ma andremo nella commissione preposta e chiederemo spiegazioni. Grazie. Altre dichiarazioni? No, votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Cinque favorevoli, 12 contrari, nessuno astenuto, l'atto è respinto. Siamo 17. Al numero 17, sì, sempre a firma PD. Consigliera Vitrotti. Allora, su questo, diciamo, sappiamo, per non per fonti social, diciamo, socialare, ma per questioni dirette, diciamo, siamo venuti a conoscenza invece che è stata avviata praticamente alla fine di novembre la bonifica dell'area verde di via Martini. Quindi io lo dicevo l'altra volta in conferenza di Capigruppo, ma noi, per evitare questa discussione abbastanza faticosa, come possiamo fare? Perché magari presentiamo degli ordini il microfono. Sì, mi scusi. No, niente. Perché magari andiamo, e giustamente l'esperienza del consigliere Giuliano mi ha detto: vabbè, ma se ti dicono che l'hanno già fatto, ti diranno anche brava, l'avete fatto, siete. E quindi, diciamo, io non pretendo che qualcuno ci dica bravi, però io ringrazio se l'amministrazione ha preso un impegno così importante, perché è vero, era una situazione abbastanza complicata. Ci sono delle ulteriori questioni da approfondire su quell'area. Da quello che mi dei responsi positivi rispetto ad un'ultima riunione che c'è stata con il comitato di quartiere rispetto agli impegni che si è presa questa amministrazione, vista lo stato di necessità che, diciamo, ha visto da sempre il comitato di quartiere impegnato in quel recupero di quell'area. Quindi, al di là della bonifica che è avvenuta, e quindi l'emendamento lo ritiriamo, ovviamente, essendo già un intervento fatto, però è interessante capire ulteriormente quali saranno i passaggi successivi, finita appunto l'operazione di intervento preliminare, che era ovviamente quello di bonifica. So che su questo c'è una discussione aperta, e quindi, diciamo, speriamo, ma ormai cadono nel vuoto le nostre richieste, che le commissioni preposte riescano a far fronte a tutte le richieste che provengono anche dall'opposizione. Grazie. Dichiarazioni di voto? No, si è ritirato. Ah, l'ha ritirato? Non... Mi sono distratta. Sì, purtroppo sì, mi sono distratta. Quindi è ritirato, va bene, andiamo avanti. 18. Consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente. Mi fa piacere che sia tornato l'assessore, perché era il vicepresidente, l'assessore, insomma, che è tanto competente, però chiaramente fa fatica a rappresentare tutto il resto della giunta, oggi assente. E l'ordine del giorno numero 18 riguarda la riqualificazione del mercato di Via Orvieto. Capisco le vostre perplessità su le richieste che vengono fatte sulla manutenzione di alcune strade del municipio e altre no, che sono, appunto, come vi abbiamo già spiegato, semplicemente le segnalazioni maggiormente pervenute in questi mesi da parte dei cittadini. Ma invece sono certa che su questo ordine del giorno la maggioranza sarà d'accordo con noi, perché, come sapete, il mercato di Via Orvieto, ne abbiamo parlato varie volte in commissione commercio, insieme al mercato di Colli Albani, sono gli unici due mercati del nostro municipio che ad oggi si trovano su una sede impropria, in cui quindi non potrebbero stare. È un percorso che abbiamo iniziato in commissione. I lavori del mercato di Colle Albani sono, diciamo, più la programmazione dei lavori del mercato di Colle Albani è più avanti rispetto a quelli del mercato di Via Orvieto, che, solo per ribadire, è in una condizione che dire di degrado è poco, non solo dal punto di vista dei banchi del mercato, del non allaccio alla fogna, del non allaccio all'acqua potabile, ma anche per una questione
direi sanitaria per la presenza di topi, per quello che succede la notte, perché non è un mercato che la notte viene chiuso e messo in sicurezza come altri, e chiaramente c'è una preoccupazione assolutamente legittima che i colleghi conoscono bene degli operatori di quel mercato, perché appunto essendo quel mercato su sede impropria e essendo previsto a fine 2018 la scadenza delle concessioni per le attività commerciali su area pubblica, noi rischiamo che su quella sede le concessioni non possano essere rimesse a bando, perché oggettivamente è un luogo insalubre, degradato, in cui difficilmente si può operare l'attività economica. Ecco, noi ne abbiamo già parlato con l'assessore Accoto, che su questo è assolutamente informato e attento, anche per evitare che ci ritroviamo qui tra un anno, nel momento in cui ci saranno i bandi pubblici per riassegnare le postazioni, in cui ci diremo che non saremo stati in grado di riqualificare quella zona perlomeno per i servizi essenziali, e quindi dovremo dire agli operatori che saranno costretti ad andare via, e quindi non solo agli operatori, ma dovremo sguarnire tutto un quadrante di questo municipio che ancora fa riferimento a quel mercato, dove ricordo ci sono anche tantissimi operatori che lavorano con prodotti a chilometro zero. Noi vorremmo chiedervi, nell'ambito del capitolo in cui sono presenti delle risorse sui mercati rionali, qual è la parte relativa al mercato di Via Orvieto, se possiamo esplicitarlo e se possiamo avere una rassicurazione, quindi diciamo una partecipazione anche della maggioranza rispetto a questa preoccupazione, che è una preoccupazione di tutti, rispetto al fatto che ci sono le risorse in bilancio o siamo in grado di trasferirle per il mercato di Via Orvieto in modo da riqualificarlo, riportarlo alla legittimità e non ritrovarci tra un anno a dover dire a quegli operatori a cui tanto teniamo che invece devono andare via o devono partecipare ad un bando per delle postazioni diverse rispetto a quelle su cui hanno investito una vita. Grazie. Dichiarazioni di voto. Sì, consigliera Tripputi. Grazie Presidente, consiglieri. Per un attimo ho temuto che si parlasse solo di Via Orvieto, poi ci siamo corretti andando avanti nella semplicemente su Colli Albani ne abbiamo parlato in commissione, quindi non mi sono permessa oggi di discuterne. Perché in effetti la preoccupazione di questa amministrazione non è solo per il mercato di Via Orvieto, ma anche per Colli Albani. Tant'è vero che il 25/5 del 2017 presentammo una risoluzione appunto per chiedere degli studi di fattibilità per poter procedere alla trasformazione di questo mercato da sede impropria a plateatico attrezzato, e da lì poi sono seguite delle direttive di giunta sia per il mercato di Via Orvieto che per il mercato di Colli Albani, una del 23 giugno e un'altra del 29 settembre. Quindi ovviamente, come si stava facendo riferimento poc'anzi dalla consigliera che mi ha preceduto, questi due mercati sono in forte criticità e soprattutto sono a rischio di chiusura per via della famosa direttiva Bolkestein, che praticamente riconosce solamente i mercati rionali regolari e purtroppo disconosce quelli che effettivamente risultano irregolari. Quindi questi due mercati effettivamente stanno in forte rischio. Volevo dare una notizia. Nei fondi che sono previsti nel bilancio sono compresi anche i lavori e la realizzazione di questa riqualificazione sia per Colli Albani che per Via Orvieto. Volevo anche premettere e ricordare che Via Orvieto è vincitore di bando delle reti d'impresa, quindi è anche un po' più fortunato, visto che comunque non solo può usufruire dei fondi regionali, ma avrà la possibilità, ovviamente non può diventare mercato se
comunque non viene riconosciuto lo status di plateatico attrezzato. Quindi è ovvio che, come già è stato citato, l'assessore Accoto si è interessato di questa cosa, si sta andando avanti con le procedure e quindi è già previsto nel bilancio. Grazie. Dichiarazioni di voto? Il Movimento 5 Stelle si esprime con voto contrario. Grazie. Sì, dichiarazioni di voto, Biondo. Sì, chiaramente la nostra dichiarazione di voto è favorevole, ma semplicemente per dire appunto che l'assessore Accoto ci aveva dato delle rassicurazioni maggiori rispetto a quelle che ci ha dato adesso la Presidente della Commissione, che ci sta dando un'informazione che io pensavo avessimo superato in Commissione, ovvero la consigliera ci dice che questi mercati sono a rischio, lo sappiamo. Però l'assessore Accoto invece in Commissione Commercio ci aveva detto che non c'erano problemi perché d'accordo con l'assessore di Roma Capitale si era trovato un escamotage per salvare questi due mercati dal bando che arriverà tra un anno. Invece oggi mi sembra che torniamo indietro rispetto a questa questione, ci dite che sono a rischio, ci dite che appunto non hanno le risorse necessarie, che non hanno la rassicurazione che quelle postazioni verranno messe a bando, quindi io sono ancora più preoccupata di quanto sono entrata in quest'aula. Per quanto riguarda le reti d'impresa, consigliera, non prendiamo in giro gli operatori, perché con il bando delle reti d'impresa non si può riqualificare un mercato che necessita appunto di un allaccio alla fogna, dell'allaccio all'acqua, delle misure di sicurezza. Quel bando, diciamo, ha un altro scopo. Bravi loro che l'hanno vinto, ma non possiamo appigliarci ad altre risorse per dire che lo faranno con quelle risorse. C'è bisogno di risorse del municipio, l'assessore su questo sarà d'accordo con me, perché non ci sono santi, non si possono utilizzare. Non si possono utilizzare delle risorse regionali che hanno una destinazione specifica, che è quella della promozione territoriale, come mi avete insegnato in commissione. Qui servono degli interventi strutturali. Vorrei capire quindi di questi soldi che abbiamo impegnato sui mercati regionali quanto e quali sono destinati a Via Orvieto, perché se questo è un luogo in cui non si fa solo polemica ma si risolvono i problemi, pongo questa questione alla quale la consigliera non mi ha risposto, perché mi ha parlato di Colli Albani, sulla quale non abbiamo presentato un ordine del giorno proprio perché avete fatto una risoluzione in municipio e stiamo ancora aspettando che venga portata a termine. Dato che su Via Orvieto la risoluzione non è stata fatta, il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno sulla quale non continuiamo a non avere risposte, ma anzi torniamo indietro rispetto a un percorso che giustamente stavamo portando avanti in commissione. Grazie. Allora, prima di andare avanti, scusate un attimino, ci siamo resi conto già un po' veramente che siamo prossimi, ormai siamo arrivati alle famose ore 16 di chiusura, quindi dobbiamo prolungare, se siete d'accordo, fino a fine degli ordini del giorno e a votazione. Ok? Va bene. Allora sì, possiamo proseguire con... Consigliere Giuliano. Grazie, voglio intervenire in questa chiacchierata dell'ordine del giorno. La consigliera mi ha convinto nell'esuberanza e mi ha preoccupato, perché per strappare il microfono mi ha preoccupato. Dico, allora come stanno le cose? Quindi, allora, per tagliare, come si dice, la testa al toro, non so perché tagliamo sempre la testa a sto toro, facciamo in commissione un passaggio, no? Cioè l'ordine del giorno possa servire per avere più chiare queste notizie, perché se appunto si torna indietro invece di andare avanti, mi sembra assurdo che questa cosa sia. Probabilmente la Presidente della Commissione potrà essere un po' più chiara nel commento successivo in Commissione, per dire, perché effettivamente questo discorso di Via Orvieto e di Colli Albani ovviamente ha un senso, in quanto non è solo loro, c'è sta pure l'Alberone che è in sede impropria, dovrebbe andare nel famosissimo mercato nuovo, bellissimo, che sarà dell'Appio, però ancora non ci va, quindi voglio dire che secondo me finché le cose lì arriveranno a posto ci passeranno altri 2-3 anni e quindi può darsi che rientra nella Bolkestein anche l'Alberone. Quindi cerchiamo di capire, no, come stanno le cose, perché a me no.
dall'ordine del giorno serve solo per fare chiarezza, no? A volte l'ordine del giorno serve anche per questo, se non hanno avuto modo si possa fare chiarezza di quello che è la situazione. Non so come si possa diventare un, cioè dove andrà Via Orvieto, io non l'ho capito, non sto in commissione commercio, non so dove va Via Orvieto, dove va Cogli Albani, non lo so dove vanno questi, perché so anni che ci cerca una posizione, però perlomeno capire di una programmazione, se c'è, questo può essere utile, ecco. Quindi utilizziamole anche questi ordini del giorno per essere successivamente più chiari, lo chiedo alla maggioranza con molta umiltà, grazie. Sì, a do fa? Eh sì. Io sono favorevole perché era incazzata vera, io sono favorevole. Il linguaggio. Allora, sì, votazione, se non ci sono altre dichiarazioni. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sì. Allora, sono 5 favorevoli, 12 contrari, nessun astenuto, ordine del giorno respinto. Siamo al numero 19. Sì, sempre a firma PD. Sì, grazie. Allora, ci spostiamo in un altro quadrante del municipio. L'oggetto del presente ordine del giorno è la manutenzione di Piazza Cavalieri del Lavoro, perché la piazza, insomma, immagino la conosciate tutti, si trova proprio di fronte a Coglie, uno dei maggiori licei del nostro municipio, tra l'altro uno dei più frequentati, che è il liceo Gullace. In realtà quella è l'unica piazza del quartiere, mi riferisco al quartiere Lamaro, dove, diciamo, sta soffrendo particolarmente, perché ovviamente i piccoli esercizi commerciali che sono storicamente erano, diciamo, in quella strada, su quel, non proprio su quella, cioè, su quella piazza, ma sulla strada che era, diciamo, la porta sulla Palmiro Togliatti, sono un po' in sofferenza, ma è ovvio che, diciamo, la situazione di generale abbandono non è delle migliori, e in particolare dopo la riqualificazione della piazza che è avvenuta negli anni scorsi, che ha già restituito una dignità a quello spazio, attraverso un lavoro fatto con l'allora comitato di quartiere, insomma, si cercò di dare appunto un'area anche pedonale e, diciamo, con alcune sedute, una fontana, insomma uno spazio vivibile, una piazza dove incontrarsi, un luogo dove stare. Però, diciamo, purtroppo la situazione in corso degli anni è andata, diciamo, peggiorando, nel senso che si registra un totale stato di abbandono. Ora c'è, attraverso, diciamo, la compartecipazione spontanea, diciamo così, della scuola e di un pezzo di volontari del quartiere, si sta cercando di mettere a posto, ma più che altro ripulire, perché purtroppo, essendo quella una fontana, ci sono le vasche che, se si riempiono di acqua piovana, purtroppo diventa acqua stagnante, e quindi purtroppo gli abitanti che stanno proprio sopra la piazza lamentano nel periodo estivo un'eccessiva presenza di insetti, e soprattutto un odore, diciamo, provengono soprattutto delle una cosa abbastanza indescrivibile, perché, insomma, mi ha fatto, se potete andarci vi renderete conto di quello che galleggia lì dentro. E nei periodi in cui invece non piove è diventato praticamente un cestino dove ci si getta di tutto, quindi è ovvio che quello però è l'unico pezzo che c'è semipedonale in quel quadrante, in quel quartiere, e quindi sarebbe ovviamente necessario decidere, perché magari c'era un pannello solare che non è funzionante, si leva il pannello solare a questo punto, e
si prova a far funzionare la piazza, però insomma si dà, diciamo, anche un contenuto decoroso. Io penso che gli interventi, diciamo, sono al di là della fontana, che credo abbia, invece mi ero, diciamo, assicurata di questo negli anni precedenti, abbia bisogno di un intervento abbastanza importante, perché credo che si sia otturato il famoso bocchettone che si, diciamo, ottura quasi sempre, e quindi una sostituzione, l'ultima fu fatta di 2 anni fa, oggi sarebbe necessario farne di nuova, però insomma è per lanciare un invito a questa maggioranza, perché anche quel piccolo quadrante possa avere, diciamo, un luogo dignitoso dove potersi fermare, dove poter soprattutto nel periodo, diciamo, nelle ore della mattina, cercare anche un luogo accogliente e non così degradato come è purtroppo oggi. Quindi l'impegno è semplicemente quello di cercare dei fondi necessari per poter fare gli interventi necessari su Piazza Cavalieri del Lavoro. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto? Non vedo. Prego, consigliere Giuliano. Allora, no, volevo, siccome insomma immagino il quadrante dove si è abbastanza legati, e penso che per quello che riguarda diciamo il territorio, le parti limitrofe, insomma la piazza, debbano essere prese in considerazione. Lo dico però perché vorrei che questo ordine del giorno fosse vero, lo chiedo appunto alla collega che l'ha esposto, nel senso vero, non perché sia finto, nel senso vero che è sentito, in quanto questo quadrante negli ultimi anni ha subito delle dimenticanze, quindi è ovvio che con il liceo, il gullace, insomma la parte commerciale, è vero, un po' dimenticata, quindi sono convinto che l'ordine del giorno esposto porti dentro di sé una verità, al di là della segnalazione, perché se rimane una segnalazione fine a se stessa, Piazza Cavalieri del Lavoro insomma ha la sua storia. Se invece dentro c'è l'effettiva volontà, l'effettiva richiesta, c'è l'effettivo grido d'allarme, ci trova anche a noi come Fratelli d'Italia ovviamente favorevoli, in quanto penso che sia uno spazio che abbia una sua storia e che debba tornare insomma ad avere la sua funzione aggregativa. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente. Questa rientra nel solco delle segnalazioni precedenti, per noi è anche molto importante, lì c'è una parte di cittadinanza abbastanza attiva, quindi noi voteremo contrario, perché eventualmente partirà, cioè ovviamente è all'interno, cioè del bando già in essere, quindi non possono essere messe altre somme, cioè su un bando che è già cominciato. E andremo proprio in direzione, no? C'è anche del recupero sociale che in quella zona è per noi un obiettivo, per le associazioni, per i comitati e per i circoli di zona. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ne vedo. Bene, passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, l'ordine del giorno si ritiene respinto con 10 voti contrari e 5 voti favorevoli. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno numero 20. Il relatore, prego.
grazie Presidente. Quest'ordine del giorno riguarda il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi di Largo Pannonia, in cui anche in questo caso la situazione versa in condizioni di estremo degrado e pericolo. Ancora una volta segnaliamo questo marciapiede perché anche lì ci sono stati degli incidenti di alcuni cittadini che sono inciampati. Da tempo viene richiesto un intervento e quindi chiediamo alla Presidente e al Vicepresidente del Municipio e a tutta la Giunta di utilizzare una parte dei fondi previsti per la manutenzione stradale per i necessari interventi anche dei marciapiedi di questa piazza che è Largo Pannonia. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto. Prego, consigliere Toti. La consigliera riprende un discorso che io ho già fatto per praticamente via Cerveteri e Santa Merosilatrice, un'attenzione particolare, appunto, io chiedo a questa maggioranza rispetto a quello di negativo che è stato fatto nel passato. Questi marciapiedi che non hanno avuto mai un ripristino e la sicurezza non è stata mai assicurata, perciò ecco, diciamo, mettiamo a fuoco la sistemazione di questi marciapiedi municipali che sono veramente pesanti da un punto di vista della sicurezza. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Rinaldi. Allora, per quanto riguarda Largo Pannonia, i marciapiedi di intervento è già stato programmato con fondi del 2017, quindi a breve, insomma, a breve, poi dipende un po' dall'organizzazione, un po' delle ditte, però questa è una di quelle cose che faremo tra poco tempo. E questa, diciamo, vista sta anche in prossimità di Piazza Pio, prima non so potuto intervenire su quel tema, comunque vabbè, lì c'è un PUP, ci sono una serie di cose, abbiamo portato Piazza Pio in commissione più volte. Comunque, per quanto riguarda Largo Pannonia, è in programma il rifacimento dei marciapiedi. E il voto ovviamente è contrario perché è già acquisito come tutto qua. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Adesso sono 4. Contrari? Astenuti? Quattro voti favorevoli, 12 contrari, pertanto si intende respinto. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno numero 21. Relatore, prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente, quest'ordine del giorno riguarda la manutenzione di via della stazione Tuscolana. Anche in questo caso il manto stradale è molto dissestato, anche in questo caso l'illuminazione pubblica è spesso non funzionante, e su questo, diciamo, non è all'ordine del giorno di oggi, ma c'è un tema in questo municipio rispetto alla non rispetto da parte di Acea del contratto di servizio, perché tutte le segnalazioni che arrivano dai cittadini non vengono mai sistemate entro le 48 ore previste. La strada versa in condizioni di degrado, e anche qui abbiamo scelto di presentare questo ordine del giorno perché è un altro caso sul nostro municipio dove ci sono state delle aggressioni fisiche ad alcuni cittadini, sia alcuni cittadini hanno subito delle molestie e altri dei furti. E quindi, dato che anche in questo caso, e lo ribadisco perché c'è un motivo rispetto al quale noi abbiamo scelto di presentare, potendone presentare purtroppo troppo pochi, alcuni ordini del giorno e non altri, dato che questa, appunto, situazione rappresenta una condizione di estremo pericolo per la popolazione e la situazione di questa strada ci è stata più volte segnalata, chiediamo alla questa giunta di impegnare una parte delle risorse del capitolo sulla manutenzione stradale anche per il ripristino della pavimentazione di via della stazione Tuscolana, perché una strada, diciamo, meno degradata è anche una strada più sicura. Grazie.
Grazie. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Toti. Sì, io penso che sia necessarissimo il ripristino della manutenzione stradale su via della stazione Toscolana, una via abbandonata ormai negli anni. Poche volte si è fatta una manutenzione su quella via. E soprattutto è un discorso di sicurezza, è una, io penso, delle strade più insicure della parte dell'Appio, dell'ex 9, il discorso anche dell'attenzione rispetto all'illuminazione, perché voglio dire, anche in questo purtroppo, anche in questa parte del territorio, il discorso dell'illuminazione lascia a desiderare, perciò ecco, voglio dire, sono più necessità che noi andiamo a sollecitare, perché veramente è una situazione molto difficile quella degli abitanti che poi si trovano con la loro casa in quella via, e realmente la sera il discorso della sicurezza deve essere aiutato dall'illuminazione che oggi ad oggi è spesse volte carente. Grazie, altre dichiarazioni? Non ci sono, passiamo alla votazione. Ah, prego, mi scusi, consigliere Rinaldi, prego. Allora, per quanto riguarda questo ordine del giorno, allora, via della stazione Tuscolana effettivamente è una strada che ovviamente va rifatta così come tante altre strade. Abbiamo detto già prima che ci sono 7 milioni e mezzo netti per il rifacimento delle strade. Per quanto riguarda l'illuminazione, sono vari livelli di servizio poi sul ripristino dell'ora, ma effettivamente Aredi ci ha comunicato comunque in varie sedi, sia in riunioni capitoline che in commissione, che ci sono delle difficoltà dovute al piano LED, addirittura la funzione organizzativa che si occupa di questa cosa è stata riorganizzata sostituendo delle figure, quindi insomma la direzione è quella di cercare di risolvere il prima possibile i problemi di illuminazione. Per quanto riguarda la strada, rientra nei discorsi fatti prima, per cui diverse strade limitrofe sono state riprese, perché anche dal versante che va verso la via Appia è stata sistemata una strada, la parte, diciamo, adesso non ricordo quali precisamente, però gli interventi ne sono stati fatti. È chiaro, questo intervento rientra, come i precedenti, in un discorso diciamo che stiamo portando avanti, per cui per questo motivo diciamo rigettiamo l'ordine del giorno. Grazie. Grazie, altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre voti favorevoli, 12 contrari, pertanto si ritiene respinto. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno numero 22. Relatore? Prego, consigliere Vidrotti. Sì, Presidente, qui siamo, diciamo, nella zona, gli ultimi tre, se non erro, sono quelli che mancano e sono quelli che si concentrano nella parte, diciamo, dell'extra gra. In realtà sono sollecitazioni abbastanza datate, diciamo così, perché però necessitano di un'attenzione importante, perché alcune sono veramente delle situazioni di pericolo. Quindi ad oggi abbiamo il rifacimento del manto stradale di via Giulio Emanuele Rizzo, che si trova appunto nella zona di Gregna. C'è una situazione appunto di pericolosità evidente, e quindi la richiesta è quella di impegnare i fondi per gli interventi necessari e urgenti sulla via in oggetto. Grazie. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Ah no, prego, consigliere Giannone. Sì, grazie. Ribadisco nuovamente la impostazione di questa maggioranza,
che quella di voler continuare a dare indicazioni positive su un tema molto importante quale rifacimento stradale, quindi sicurezza stradale, con l'appalto, ripeto, che è in essere. Pertanto, così come in quella zona è stato risolto il problema legato a via Schiamonetti, via dei 7 metri, ponte delle 7 miglia, le altre strade che richiederanno, e ce ne sono altre, adesso non ricordo, le altre strade che anche in quel quadrante richiedono manutenzione che evidentemente non è stata fatta da lungo tempo, saranno inserite in un elenco e che in funzione delle criticità, sicurezza e altri elementi, quali appunto programmazione di lavori eventualmente da farsi a carico delle società pubbliche di sottoservizi, saranno poi programmate. La programmazione, ripeto, è a cura dell'ufficio tecnico. Noi come indicazione, come parte politica, diamo indicazione sui fondi da stanziare, quindi sulla quantità e sulla, come dire, sull'indicazione politica da seguire. Pertanto, come Movimento 5 Stelle, siamo contrari al singolo ordine del giorno che vada a individuare una singola criticità, perché a nostro giudizio sarebbe non equo rispetto alle tante altre situazioni presenti nel nostro territorio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera Lirotti. No, faccio solo presente che non è qui il singolo, però, perché altrimenti diventa tutto opinabile e in realtà, diciamo, se ci sono delle oggettive criticità è giusto farlo anche in occasione di questo consiglio. Però ci tengo a dire che parliamo di un quartiere ovviamente periferico, quindi quando parliamo poi di periferia è ovvio che abbiamo la necessità anche di dare dei segnali. Anche nel piccolo e in quello che può sembrare piccolo, però io ci tengo a dire che sono tutte strade sulle quali c'è un intervento previsto al municipio settimo, quindi c'è siamo direttamente chiamati, quindi non ci dobbiamo rivolgere né al dipartimento, e se siamo fortunati, come è successo altrove, sarà qualche società di sottoservizi che interverrà lì. Però siccome abbiamo abbastanza chiaro, diciamo, il modus operandi rispetto al rifacimento delle strade, è ovvio che se non c'è né l'uno né l'altra bisogna anche essere chiari e dire no, in questo momento non si può fare perché le priorità sono altre. Su questo tema, al di là del fatto che c'è un appalto in essere, al di là del fatto che non va bene la singola via, però io auspico sempre che le priorità che vengono segnalate siano comunque tenute, prese in considerazione, perché vorrebbe dire altrimenti non rispondere a chi le presenta, ma è ovviamente non rispondere alle necessità, tra l'altro, di pericolosità e di sicurezza che provengono sempre da un pezzo del nostro territorio. In particolare in questo caso, come nei prossimi che si susseguono, rispetto a quello che necessitano il quartiere di Gregna Sant'Andrea, zona periferica ed extragra, e che tra l'altro in una discussione, ma parlavamo di altro perché parlavamo del regolamento per i comitati di quartiere, vedo che qualcuno si ricorderà, uno sfogo abbastanza pesante, perché dice c'erano delle richieste prima e le stesse richieste le abbiamo ancora oggi e non troviamo le risposte. È ovvio che non è che siamo qui con il cronometro, dovete fare, però insomma tenete presente che il municipio sappiamo che è vasto, ma quelle che sono le richieste non è che pervengono per un motivo o per un altro, ma perché c'è un'oggettiva necessità. Quindi ovviamente noi voteremo favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono, passiamo alla votazione. Ah no, deve fare la dichiarazione, consigliere? Alla votazione. Ha già votato. Favorevoli. Contrari? Un po' di serietà, grazie. Astenuti, nessuno. 3 voti favorevoli, 12 contrari, pertanto si ritiene respinto. Grazie.
passiamo all'ordine del giorno numero 23. Relatore, prego. Perché vi vedo sfiniti. Non c'è più il fisico però, consigliere Giuliano, l'ho visto fare nottate qui dentro. Allora, possiamo discutere insieme se siete d'accordo il numero 23 e il numero 24, visto che ricadono sullo stesso quadrante. Va bene, d'accordo, accordato. grazie Presidente, anzi Vicepresidente. No, grazie. Ma oggi è Presidente, ha ragione. Quanta saggezza in quest'aula, però tutta insieme è troppo. Allora, il numero 23 però, andiamo per ordine, la manutenzione su via Lucio Mariani. Vale per lo stesso discorso fatto per la numero 22. Qui in particolare si registrano delle buche enormi che sono quasi crateri, quindi non vi tralascio le rappresentazioni fatte dalla cittadinanza rispetto a questo, però vi lascio immaginare invece a voi la situazione e lo stato dell'arte. Tra l'altro io lo dico anche con un'oggettiva necessità, di lungo corso abbiamo scritto, quindi non è qui il fatto di chi è la responsabilità dell'uno o dell'altro, ma l'intervento necessita e deve essere fatto. Quello che invece c'è nel numero 24 è il ripristino del manto strada di via Alessandro della Sede e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Qui le due cose sono state messe insieme perché tra l'altro via Alessandro della Sede, diciamo, è quella che è, diciamo, la strada di che vede, diciamo, una percorrenza anche un pochino più massiccia, perché appunto ci ricade la scuola, e quindi è ovvio che il passaggio soprattutto nelle zone, nella parte a ridosso della scuola, e del rifacimento del manto e della segnaletica è praticamente poco visibile, e quindi la situazione ovviamente provoca una condizione di pericolo soprattutto appunto in prossimità della scuola. E per tutto questo veramente l'impegno è di dare un segnale anche a quella parte di municipio che appunto richiede da un po' troppo tempo un'attenzione e diverse attenzioni che abbiamo cercato ovviamente di sintetizzare in questa occasione. Vi ringrazio. Grazie. Dichiarazione di voto per entrambi. Il consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, visto che sono tutti e due insieme, mi premeva dire appunto che questo quadrante, non perché sia meglio o peggio di altri, ma ha una situazione, secondo me, da anni veramente pessima, dovuto al fatto anche del posizionamento. Insomma, Morelli, loro sono relegati oltre il raccordo dietro la parte, insomma, dell'industriale, accanto alla parte industriale, quindi non godono di un passaggio fluido, naturale, eccetera. Però è vero pure che in questi anni, negli ultimi anni, l'amministrazione municipale, no? Negli ultimi 10-15 anni non è che ha preso a cuore questo quadrante. Basti pensare che l'unica cosa che noi eravamo riusciti a portare avanti erano i famosi sanpietrini, che dovevano essere messi da parte e poi collocati perlomeno sulla piazza, no? Di fronte alla chiesa, per rendere un pochettino presentabile quello spazio, e poi per capire, scommetto Vicepresidente, che per mettere i sanpietrini ci vanno più soldi che per, no? Quindi voglio dire, abbiamo fatto pure questa cosa, ma non abbiamo forse neanche tenuto conto del costo per metti sempre di, insomma. Però per dire, abbiamo provato a fare di tutto per dare qualche risposta a loro. Ora, non è che so due strade, io penso che dobbiamo utilizzare, e lo dico con molta serietà, è importante gli ordini del giorno. Vede Presidente, lei è mancato per un attimo sicuramente per qualche cosa di, diciamo, di importante istituzionale, però in quest'aula oggi con molta pacatezza sono emersi tramite questo strumento, e ringrazio nuovamente l'ufficio di presidenza di cui faccio parte, che con la presidente, sì, mi faccio anche da solo un po', e beh certo, si aspetta come fa lei Presidente, io no, i complimenti li faccio pure un po' da solo, nel senso che ha permesso questo passaggio politico importante, cioè accettare degli ordini del giorno che rendessero merito alcuni meccanismi.
e utilizzare questo strumento per capire alcune cose. Allora, questo quadrante ha bisogno, per esempio, come dicevamo, la commissione urbanistica, di incontrare prima possibile il consorzio e il comitato di quartiere. Io l'ho detto in commissione, il presidente è testimone, di fare appunto una serie di incontri per utilizzare questo famoso e benedetto protocollo che avete fatto e che io sono curioso di capire quanto sia efficace, magari perché? Perché mette il municipio nella condizione di essere un attore principale. Benissimo, e io sono felicissimo se questo strumento aiuta, ma sono convinto che aiuterà. Però ecco, facciamo un percorso. E la prima commissione, oltre a Vermicino che aveva il problema giustamente del fosso, io penso che sia il primo municipio, il primo quadrante, il primo consorzio sia quello di Gregna, di convocarli, metterli lì e fare spendere questi soldi a questi consorzi che hanno dei soldi fermi. Non si sa se devono fare una strada, se devono fare una fogna, se devono fare l'illuminazione, tutto e di più, poi i soldi sono sempre fermi lì. E poracci, questi non c'hanno niente, non si possono, neanche il giardiniere dice, beh, però sai, abbiamo una farmacia, neanche la farmacia, chiaro, cioè lì, neanche quella, capito, aperta due volte a settimana gli hanno lasciato, chiaro, adesso ha aperto un alimentari, ma a orario, sembra che stai, capito, nel, che ne so, in quelle zone, capito, dove c'è a orario. Insomma, mi sono permesso, caro vicepresidente, visto che lei è tornato, io me ne approfitto, mi sono permesso modestamente di intervenire su questo ordine del giorno per cercare insieme di dare maggiore, no? E nella commissione possiamo dare risposte. Se viene anche lei nella commissione, quindi in rappresentanza della giunta, appena lo farà, vedrà che sarà un bel segnale anche per far spendere questi soldi che i consorzi hanno e che tengono gelosamente in saccoccia. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere. Grazie Presidente, allora su questi due ordini del giorno accorpati, cioè intanto vale il discorso di cui prima, cioè l'appalto in essere, quindi occorre solo puntualizzare su alcune situazioni più critiche, questa è una di quelle. La Presidente del Comitato di Quartiere più volte è venuta anche in commissione a riferirci lo stato di degrado in cui versa la zona, anche perché è un po' isolata, lì ci sono anche problemi con le linee degli autobus che ne abbiamo parlato, cioè in commissione, cioè mobilità tempo fa. Quindi noi siamo contrari a entrambi gli ordini del giorno per le motivazioni già espresse precedentemente, cioè fermo restando che questo di Gregna è un problema, cioè in realtà vero, e su cui già siamo impegnati, cioè soprattutto per la parte di segnaletica già è sul SAL, quindi è un quadrante che a noi interessa, c'è davvero moltissimo, ma non solo a noi ma anche a tutte le posizioni, il PD c'è in questo caso che ha presentato l'ordine del giorno. Poi chiudo dicendo che il protocollo, per riprendere un attimo quello che diceva il consigliere Giuliano, adesso abbiamo affrontato Vermicino, adesso uno dopo l'altro andremo a interessarci a tutte le altre zone interessate dai consorzi ACRU, e quindi conteremo di fare nei prossimi tempi qualcosa di importante, ma noi come municipio, come parte municipale, come parte politica di prossimità, che abbiamo un ruolo, che adesso abbiamo un ruolo e non l'abbiamo mai avuto, e questo per noi è essenziale. Grazie a tutti. Altre dichiarazioni, prego, consigliere Todi. Sì, diciamo dell'ex decimo, io penso, almeno nel confronto che abbiamo avuto in sede di commissione con i vari comitati di quartiere e sentendo più volte la Presidente del Comitato di Quartiere di Gregna Sant'Andrea, abbiamo visto che realmente la zona più deteriorata che esiste, ecco, voglio dire, nel municipio, la farmacia che è stata trasferita, ci dicono. Altre cose, voglio dire, tutti i consiglieri si sono espressi diciamo favorevolmente rispetto a questo, perciò aprire io la raccomandazione che faccio al Presidente della Commissione Urbanistica, abbiamo parlato di Vermicino, io penso che sia il caso di aprire subito un confronto con il Comitato di Quartiere e col Consorzio di quella zona, di Gregna Sant'Andrea, in modo che si possa arrivare a utilizzare quei soldi che possiamo e dobbiamo,
per dare una risposta realmente a quella che io penso sia la zona più degradata del municipio, perciò assolutamente a favore. Altre dichiarazioni? No, mi sembra di vederle. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 23. Numero 23. Allora, favorevoli? 4. Contrari? Astenuti? Quattro favorevoli, 12 contrari, pertanto si ritiene respinto. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno numero 24. Favorevoli? Signori, per cortesia. Grazie. Contrari? Astenuti? Quattro favorevoli, 12 contrari, pertanto si ritiene respinto. Grazie. Passo la parola all'assessore al bilancio per la sua dichiarazione. Dichiarazione finale, ovviamente. Eccoci. Allora, sì, io ho ascoltato, purtroppo sono dovuto andare via, però fin quando ho ascoltato ho preso alcuni appunti. Non interverrò su ogni singolo punto, ma toccherò soltanto tre generali, tanto per fare una disamina generale. Sugli ordini del giorno ho letto, diciamo che voglio assicurare che comunque questa giunta, tutte le segnalazioni che gli arrivano dai cittadini e anche dai consiglieri, li prende in debita considerazione. Stiamo facendo una programmazione e quindi piano piano tenteremo di intervenire su tutto. Politicamente a me piace descrivere un po' l'intento, è quello di cercare di intervenire su tutti i quadranti municipali senza privilegiare uno piuttosto che l'altro, e dando sostanzialmente molto importanza soprattutto all'extragra. Ma al di là di questo, volevo fare una precisazione, anche perché ho sentito degli interventi per quanto riguarda i mercati e sul bilancio, e nello specifico di Via Orvieto. Voglio specificare che in bilancio non ci sono soldi di manutenzione straordinaria sui mercati specifici su Via Orvieto, e quindi sicuramente la consigliera si riferiva alle richieste aggiuntive che erano state fatte sulle osservazioni. Questo era uno specifico. Voglio intervenire su tre questioni, perché erano tre importanti. Ma si sente? Sì. Uno è sul decentramento, perché questo è il punto centrale che ho visto che è il punto più alto di discussione. Noi abbiamo un bilancio derivato, però voglio farvi capire un qualcosa. Noi chiediamo che il bilancio non sia più derivato, però dobbiamo rendere conto della richiesta, dell'importanza della richiesta. Non esiste in Italia un bilancio per i municipi non derivato. Sarebbe la prima volta che si portasse avanti a Roma, quindi è un qualcosa di importante, e a mio avviso, secondo me, per fare un bilancio specificatamente non derivato e quindi autonomo dei municipi, per quello che so io, servirebbe anche un intervento della normativa nazionale. Diverso è cercare di arrivare ad un compromesso politico dando ai municipi molto più potere. Questo assolutamente si può fare, ma purtroppo secondo me l'ultima parola spetterà all'assemblea la responsabilità politica delle scelte che ne farà, la volontà politica che la scelta ne farà. Ciò non di meno, io voglio sottolineare come questo non ci esime dal chiedere e anche cercare di strappare più poteri possibili. L'abbiamo già fatto, non stiamo parlando di chissà che cosa faremo, l'abbiamo già fatto
come specificava innanzitutto il consigliere Giuliano sul protocollo, cioè decidere in consiglio municipale come si spenderanno i soldi delle opere a scomputo per degli ACRU, non è una cosa campata in aria, è una cosa fondamentale. Stiamo parlando di milioni e milioni di euro che il consiglio deciderà come spendere. E ce la siamo strappata questa competenza. Altre competenze che ci siamo strappati sono anche sul verde, non soltanto su quelle aree che il Dipartimento Ambiente ci ha decentrato, ma quelle aree che non erano decentrate e non erano in carico a nessuno, ma che sono del Comune di Roma e che lì il municipio non può dire, non può girarsi dall'altra parte, e l'abbiamo fatto. In ultimo, il decentramento di fatto sono proprio nella risoluzione di alcuni problemi, e faccio esempio: la risoluzione della voragine di via Nocera Umbra è una risoluzione di decentramento di fatto, il ponte di via Spadolo, su cui vi do la notizia che entro la prossima settimana verrà indetta la gara, perché è arrivato tutto il progetto esecutivo e siamo pronti da un punto di vista tecnico, è complicato purtroppo, lo so, no, il progetto esecutivo. Alla fine è un decentramento di fatto, quindi stiamo andando avanti. Vi dirò che giustamente anche sul bilancio possiamo strappare e prenderci qualcosa. Ad esempio, le richieste che amministrativamente vengono richieste appunto ad ogni struttura territoriale, oggi è una mera invio da parte degli uffici dal punto di vista amministrativo, ci sarà la firma della Presidente, ebbene quello secondo me potrebbe già oggi essere un atto politico. Perché fare una richiesta tramite gli uffici e non portarlo invece tramite una delibera di consiglio? La richiesta verrà fatta a settembre, verrà fatta a luglio, secondo me questa cosa, a prescindere da qualsiasi cosa, si può fare, cioè ufficialmente il consiglio richiede, fa delle richieste attraverso la sua assemblea. È un atto, questo si può già fare e l'anno prossimo sicuramente lo faremo, a prescindere da tutto. Questa è una delle cose sul decentramento che cercheremo di portare avanti. Un altro aspetto, ne sono tre, quindi me ne mancano due, che ho sentito, è la programmazione. Ho sentito da alcuni consiglieri dire ma non c'è la programmazione, non c'è la... No, la programmazione c'è. La scelta di fare accordi triennali, quadro, e io ho voluto descrivere non soltanto meri numeri freddi, vi ho voluto descrivere qual è l'intenzione dell'amministrazione, verso quali interventi questa amministrazione si vuole concentrare e quali sono gli strumenti operativi. Abbiamo moltissimi, quasi su tutti i fronti, gli accordi quadri triennali per poter intervenire. In passato non c'era la programmazione, perché in passato, quando c'era un problema, non c'era l'accordo quadro programmato, ma c'era la somma urgenza. La somma urgenza vuol dire: ho un problema, chiamo l'azienda che scelgo io perché è necessaria e fino a 200.000 euro gli do il lavoro e me lo fa. La somma urgenza vuol dire che io faccio quel lavoro anche in assenza di fondi. Ed ecco perché in Assemblea Capitolina stanno approvando centinaia di milioni di euro di debiti fuori bilancio fatti negli anni precedenti. La programmazione c'è e noi evitiamo di fare queste cose. In ultimo, la trasparenza, perché da molte parti, da più consiglieri è stata sollevata la questione della trasparenza. Come cosa ci fate con questi soldi? Io ho cercato di spiegarlo in indirizzo politico, chiaramente, però non si deve confondere la trasparenza con la scelta politica. La trasparenza è una cosa, la scelta politica è un'altra. La trasparenza è quello che per esempio abbiamo fatto pubblicando il bilancio 2016 su come sono state spese le risorse, a chi sono state date e per quale motivo, e la stessa cosa verrà fatta nel 2017, quindi con consuntivo verrà fatto dopo. L'altra è scelta politica. La scelta politica deriva dal potere che i cittadini ci ha dato alla maggioranza di poter scegliere cosa fare. Quindi è lì che chiaramente l'opposizione vorrebbe inserirsi, e giustamente si inserisce in alcune volte. Molte cose sono state fatte anche su segnalazione dell'opposizione. Non è che non sono state fatte, però la scelta politica, permettete che la rivendica la maggioranza e non l'opposizione. In ultimo, voglio dare solo per fare un quadro, esattamente il bilancio del 2018 prevede 2,5 milioni di euro quasi in più rispetto al 2017, questo è quanto. Ciò non vuol dire che non si aumenterà dopo, perché voi sapete, questo ve lo spiego un po',
all'inizio è un bilancio previsionale, cioè le spese si basano su una previsione di entrata, non su una certa, su un'entrata certa e accertata. Quindi è chiaro che da un punto di vista generale si fa una previsione molto precauzionale. Ecco perché successivamente ci saranno degli assestamenti attraverso i quali ci sarà la destinazione di ulteriori fondi. Quindi se noi partiamo già ad oggi con 2,5 milioni in più rispetto al 2017, per me è un bilancio positivo, non sufficiente, perché le risorse non sono mai sufficienti, lo testimoniano anche al centro che ci hanno fatto 14 miliardi di debito, però noi cercheremo con questi 2,5 milioni di euro in più, ne abbiamo chiesti altri due, ne chiederemo e io ne chiederò ancora di più, perché siamo in grado di spendere e di dare servizi al territorio. Per questo motivo io credo che questo bilancio sia positivo e quindi spero che il Consiglio esprima parere favorevole. Grazie. Bene, siamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Sì, allora, leviamoci questo dente, via. Grazie Vicepresidente dell'intervento e grazie di aver, come si dice, fra tanta fatica messo in evidenza il decentramento, perché è la madre di tutte le madri, di tutte le battaglie, di tutto quello che poi ne deriva, no? Quindi volevo solo mettere in evidenza che ci sono sempre stati bilanci che hanno avuto delle difficoltà, da quando esistono i bilanci. Non mi sembra insomma che non ci siano state criticità in altri anni, quindi nel momento in cui si faceva la votazione. Il PD l'ha sempre votato, quindi hanno sempre governato, hanno sempre votato i loro bilanci. Voi votate il vostro, ovviamente. Noi avremmo votato se avessimo vinto i nostri, quindi lì è una cosa normale. È il gioco delle parti. Quindi non è che ci dobbiamo meravigliare. L'importante è che nel gioco delle parti si possano utilizzare gli strumenti giusti per le parti. Quindi la battaglia politica che deve essere fatta è che bisogna partire da qui, dal territorio, dalla base, per arrivare a una condivisione, no? E a un governo che considera Roma nel suo giusto, la sua giusta posizione. Quindi il decentramento è questo che dobbiamo fare. Quindi sono d'accordo se bisogna fare una variazione di legge nazionale ed è una strada, ma sono d'accordo anche di strappare lo strappabile, nel senso che il decoro deve essere una pertinenza, la manutenzione stradale deve essere più pertinente a noi perché riusciamo, il patrimonio deve essere locale perché arriviamo facilmente noi prima che arrivano loro dal centro. Certo, bisogna farlo capire ai nostri consiglieri comunali, ai nostri movimenti, partiti, cioè bisogna far capire che sarebbero anche loro più forti se noi come istituzioni di prossimità siamo forti. Certo, poi ci devono dare qualche strumento, qualche personale, qualche soldino, è ovvio, no? Perché loro lo fanno con i soldi e col personale, noi perché non dovremmo farlo senza soldi e senza personale? Quindi mi sembra una cosa ovvia e va cambiato anche questo tipo di ragionamento, chiudendo sul decentramento, perché noi ce l'abbiamo nei nostri programmi, ognuno per le proprie parti, quindi questo è già importante, però io volevo utilizzare lo strumento del bilancio proprio per mettere in evidenza questo. Lo so che non è di pertinenza proprio specifica, ma un momento così importante come questo non può non avere al dentro, al suo interno, una discussione di questo tipo. Quindi io vorrei che non ci fosse una differenza fra consigliere comunale e consigliere municipale, perché lo status dovrebbe essere quello. A me dà fastidio, no? Dà fastidio che io devo comunque poter avere 3-4 giorni per, no, discutere, litigare con loro, che commissioni ha, quando, come, perché, quando adesso questo bilancio da domani va in consiglio comunale e ci mettono un mese per approvarlo, un mese, con le dovute maniere, con i dovuti certificati, documentazioni, strumentazione, convocazioni, 5 commissioni per la stessa cosa e noi, capito, veloce. A me questa cosa mi manda al manicomio, perché non posso immaginare la differenza statutaria. È ovvio, hanno competenze forse diverse, però il ruolo ce lo devi dare, lo strumento dobbiamo fare pure noi, non è che noi dobbiamo andare dal direttore e poter comunque avere, no, la stampata, la carta, il disco, il computer, che si fanno dei miracoli per tenere in piedi questa istituzione, lo sappiamo, no? Facciamo tutti dei miracoli,
dal personale a noi, a tutti quanti, cercare di consumare il meno possibile. Però non può essere che viviamo, capito? Cioè, alle spalle abbiamo questo tipo di trattamento. Questa differenza deve... Ma dice, perché mo dice a me? O dico un po' a tutti, ce ne so, cioè qualcosa rimarrà di questa registrazione che tanto, insomma, no, viene fatto. Quindi, un'altra cosa, e non mi manca molto, un'altra cosa, sentito subito, un'altra cosa che ho visto che per gli abusi edilizi avete messo dei soldini. Allora, mi sembra che non è mai successo. Da quanto mi ricordo, insomma, qualche soldo sulle demolizioni, degli abusi, eccetera. Però faccio una domanda in diretta, non me la deve rispondere, perché lo so che non mi può rispondere, sennò la Presidente non mi dà la parola, però la faccio, dico, ma è un segnale reale o pubblicità a progresso? Perché se poi ci abbiamo i soldi e non si butta giù neanche il pollaio, chiaro? Diventa un problema, ok? Quindi se lo facciamo, lo dobbiamo fare. Il piano triennale di investimenti non ho avuto modo di poterlo apprezzare, perché comunque no, non so che cosa abbiamo programmato nei tre anni come investimento, però va bene, quello che lei ha detto chiudendo mi trova d'accordo sull'atto politico municipale da fare nel prossimo anno, dove a differenza, cioè, oltre alla battaglia politica che faremo, cercheremo di utilizzare lo strumento anche più veloce, per cui cercare di chiedere competenze. Quindi Via Nocera Umbra l'ho vissuta, so che dice lei una verità, è stato un decentramento, però porca miseria, non mi faccio fare la cattiva, no, ma è un decentramento, ma non si può fare decentramento così, cioè l'altro poi andava a menare il dipartimento, ma non si può fare così. Quindi, ma non perché per colpa nostra, perché dico, dovrebbe essere veloce, dire ti do i soldi, lo fai, cioè, ma potrebbe essere anche meglio per il dipartimento. È stato faticoso, non c'era ombra, ed era comunque un problema. E quindi, ok, la sommergenza, è tanto vero quello che ha detto, che la sommergenza era uno strumento politico in mano di chi gestiva la politica, di chi gestiva il municipio. Quindi voglio dire, nel senso che dove c'era la forza uno faceva sommergenza a discapito di altre situazioni, poi andavi in debito fuori bilancio, perché comunque andavi in debito bilancio perché andava, bisognava coprire quei soldi, però si ottenevano delle risposte, era un metodo che ovviamente io sono contento che non viene più utilizzato, perché bisogna provare ad organizzare, bisogna provare ad organizzare, a programmare. Quindi però, siccome chiudo, è un intervento proprio l'intervento, sì, da discussione generale, strappo, proprio 10 minuti. No, perché scusatemi, però sì, io no, volevo accentrare, siccome però se li do a lei poi li devo dare a tutti, lei capisce che non, sì, ma io lo so che lei è brava, più lo darà qualche minuto a tutti, io cerco di essere brava, bilancio, però veramente è il bilancio, però dico tutto questo, però non mi limita, non mi lascia l'amaro in bocca di quello che io ho precedentemente detto, e che non mi vede riconosciuto nel mio ruolo, faccio fatica a fare questo ruolo, ok, come penso anche altri, e quindi per questo motivo io non voto il bilancio, non perché comunque sia non abbiamo ragionato o discusso, anzi devo dire appunto che ci sono state delle aperture, e posso pensare che lo possano confermare anche altri colleghi qui, però l'amarezza di essere considerato di serie B, a me questa cosa non mi va giù. Per cui in qualche modo devo dimostrare il mio dissenso, e lo dimostro in questa occasione, ma non è una cosa personale, contrario. Allora, altre dichiarazioni di voto? Nessuno? Vitrotti. Allora, diciamo, discutiamo oggi uno, io ritengo, ma insomma anche gli interventi che ci sono stati fino ad oggi sono, diciamo, testimoniano il fatto che il bilancio resta comunque una delle discussioni più importanti di un'attività istituzionale.
resta sempre un po' l'amaro in bocca, perché come abbiamo visto appunto gli spazi e le modalità di intervento restano quelle di sempre. E io sono d'accordo con chi mi ha preceduto, io non ho fatto una polemica sulle tempistiche, mi sono più che altro soffermata su questioni che sono di carattere generale e che fanno, diciamo, da contorno a una situazione particolare che è quella del nostro municipio, ma è ovvio che non possiamo evitare di fare, diciamo, un ragionamento complessivo sulla città, perché il settimo municipio non è una roba scollegata. Purtroppo, e qui diciamo paghiamo il ritardo del decentramento, purtroppo le condizioni della città oggettivamente non aiutano e penalizzano anche quei territori che invece stanno cercando di dare un segnale importante. Io sono stata personalmente da una parte e oggi mi trovo dall'altra, e a volte anche con difficoltà ho difeso le scelte che venivano fatte, ripeto, con difficoltà. Venivamo anche noi da una situazione che negli anni poi abbiamo purtroppo, diciamo, sofferto, perché noi siamo io personalmente dopo la gestione Alemanno è stata molto complicata, alcune cose le abbiamo ereditate. È una parte che, diciamo, io lo dico senza polemica, ma si tende troppo a sottovalutare, e invece molte scelte che sono, diciamo, state intraprese dall'amministrazione Marino, durata poco perché interrotta prima, ha provato ad incanalare delle scelte che, diciamo, a volte risultano anche un po' a giocare di anticipo rispetto alle scelte che sta facendo oggi l'attuale giunta in Campidoglio, perché, come dico io, non è che erano proprio diversi, però insomma poi ognuno ha le sue diversità. Però al di là di questo è ovvio che noi ci ritroviamo oggi una condizione oggettiva della città che non è semplice, ma non è neanche oggettivamente migliore, perché manutenere e fare degli interventi su tutta la rete viaria della città è difficile, perché far ripartire una macchina amministrativa probabilmente obsoleta e con la legge attuale non aiuta. Cioè, se noi pensiamo a come ci dobbiamo oggi muovere come municipio e come Roma capitale, intendo questo, oggi abbiamo un'ulteriore difficoltà e non basta chiedere soldi altrove, perché sarebbe urgente intervenire sui confini dei municipi, sulle risorse economiche e sulle competenze del Comune di Roma e dei suoi municipi, perché altrimenti, diciamo, questo famoso decentramento noi ce ne possiamo pure occupare in tutte le lingue del mondo, possiamo anche essere all'avanguardia e provare a fare qualche cosa. Lo fece Ostia qualche anno fa, no? E poi abbiamo visto però come quel municipio non ha risposto in termini di, per esempio, partecipazione politica, anzi, nonostante un territorio che appunto si era buttato, diciamo, a fare un ragionamento importante, che è quello di essere, diciamo, all'avanguardia rispetto al decentramento. Però nonostante tutto questo io penso che noi non dobbiamo, e è questo che mi porta, diciamo, ad una contrarietà rispetto all'assetto di bilancio che c'è, perché è ovvio che la maggioranza tende a, diciamo, illustrarlo nel modo migliore possibile e anche a difenderlo nel modo migliore possibile, nonostante poi ci sia stato, per esempio in questo municipio, la necessità di chiedere anche qui fondi ulteriori, che non è detto che ce li danno, lo dicevo all'inizio, quindi, diciamo, siamo nelle mani di chi oggi un po' sembra sordo e su alcune cose, devo dire, lascia pure troppo solo questo municipio. Non le abbiamo affrontate tutte perché poi ci siamo concentrati sulle questioni di bilancio. Sull'emergenza abitativa il Campidoglio deve dare un segnale, perché il municipio da solo non ce la fa. Sulle questioni che riguardano la sicurezza nel nostro municipio, il municipio da solo non ce la fa. Devo dire che non aiutano neanche i provvedimenti che si sono avviati, no? Penso per esempio alla necessità delle assicurazioni, rispetto, si è parlato di verde, no?
diciamo non aiutano, sappiamo che c'è una parte che è in sofferenza rispetto ai provvedimenti presi dalla nuova delibera di Giunta Capitolina, che appunto danno invece di aprire ad una partecipazione diretta dei volontari, addirittura lì tra virgolette sacrificano con una specie di assicurazione, quindi sono diciamo in difficoltà. Penso a quello che sta succedendo lungo il parco di Porta Metroni, delle mura latine, sostanzialmente chiedono, le avevano appunto in adozione, oggi diciamo sono stati costretti ad abbandonarlo e registrano ogni settimana situazioni di degrado, di perché poi è ovvio, no? Dove si accumula il degrado i quartieri diventano anche meno sicuri. Quindi, diciamo, di fronte a tutto questo, noi diciamo, e anche di fronte alle richieste in più, e anche di fronte a quello che già ci hanno dato, però attenzione, perché io sono andata sul sito di Roma Capitale, perché poi mi sono guardata anche un po', ci sono 30 milioni di euro per tutti i municipi, quindi sti 2 milioni che stiamo strillando ce l'hanno tutti i municipi, quindi non è che diciamo parliamo di una, noi siamo eccezionali, noi siamo esattamente come tutti gli altri e hanno diciamo oggi delle disponibilità oggettive, e per questo io all'inizio ci ho tenuto a dire questi bilanci sono sostanzialmente più robusti rispetto a quelli che avevamo noi prima, dove però veramente io non sono accalorata rispetto a questo, perché io ricordo benissimo la fatica che fu fatta, io non c'ero quando si era ancora ex decimo in particolare, perché l'ex nono stava meglio, però veramente il lavoro, e diciamo non riconoscerlo perché in gran parte questo è un lavoro che è squisitamente amministrativo. Concludo. No, le darò 8 minuti come a Giuliano, quindi le manca un minuto. Veramente con sacrificio e con diciamo anche con affanno, però si era arrivati veramente a coprire tutti i servizi sociali sempre. Difficilmente si arrivava a lasciarli scoperti alla fine, anzi quasi mai. Seppure si arrivava con l'acqua alla gola, però veramente i lavori che ha sempre fatto l'ufficio dei servizi sociali di questo municipio, mi riferisco in particolare all'ex decimo perché l'ex nono stava molto meglio perché aveva meno utenti, veramente era stato sempre riconosciuto a livello cittadino. Quindi quello che diciamo rispetto alle questioni che sono state poste da noi, rispetto alle risposte, noi abbiamo voluto fare una scelta particolare, fatto una scelta particolare. Il consigliere Coglia diceva sempre dobbiamo chiudere i dipartimenti, no, io penso che invece voi siete su un'altra linea che io apprezzo di più, con i dipartimenti bisogna parlarci semplicemente, no, bisogna chiudere perché sono una spesa inutile. Così contestualmente però quando chiedevamo attenzione perché forse quegli incarichi esterni sono troppi, però un segnale su questo noi non ce l'abbiamo avuto rispetto a questo su quest'aula e ci dispiace perché poi diventa diciamo un argomento di discussione che va a penalizzare magari qualche altro. Interrompere, mi dispiace, siamo andati proprio, guardi, con tutta la buona volontà, ma sono già 8 minuti e oltre che parla. Però l'ho messo all'inizio, è veramente importante, però diciamo le lascio un altro, io penso che sia importante sentire tutti oggi, per questo sto cercando di essere veramente il più flessibile possibile. Un altro minutino glielo do, ma rendetevi conto. Perché diciamo è abbastanza ovvio che il mio discorso era per arrivare a dire che mi pare anche da quello che ho potuto cogliere in questa discussione, dalle parole che ha avuto il vicepresidente che ringrazio, però diciamo, avrei voluto anche io la presenza di tutta la giunta, se non quantomeno della presidente in aula, però al di là di questo io credo che veramente, io ho parlato prima di imbarazzo, penso che ci sia stata anche una difficoltà da parte dell'attuale maggioranza nel gestire diciamo, un'interlocuzione che noto è già complicata e quindi diciamo io non credo che ci si possa spingere a dire votate contro, però insomma noi non possiamo accettare che diciamo, il cambiamento tanto atteso non c'è stato, però è ovvio che oggi avete una risorsa in più, avete risorse in più e vedremo che cosa sapete fare. Ovviamente se tutto questo non sta in sintonia con il resto della città rischieremo di essere diciamo, un municipio che è tanto bravo e tanto volenteroso, però diciamo, non resta le cronache che tutto il resto della città capitola da un'altra parte. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Conto su di lei perché insomma abbiamo avuto un intervento di 8, uno di 10 minuti. Anche perché voglio dire abbiamo già parlato abbondantemente nell'intervento che ogni gruppo ha fatto in precedenza. No, io volevo dire all'assessore che voglio dire si è espresso molto bene, almeno per me, quando ha detto che non sono sufficienti questi fondi. Ha riconosciuto la realtà e purtroppo non sono sufficienti per una condizione pesante che vive
e da tempo vive, non soltanto nell'ultimo anno, la città di Roma in termini di servizi per i cittadini. Però io l'ho fatto presente anche nel mio intervento, rispetto al discorso del decentramento è importante sì decentrare, è fondamentale perché riusciamo noi più vicini ai cittadini a esprimere più facilmente e in maniera forse anche più vera quelle che sono le pulsioni che vengono dal basso, quelle che sono gli interessi, le richieste che vengono dal basso, meglio dei consiglieri comunali, senz'altro io penso. Però è necessario anche dare maggiore possibilità di governo alla città di Roma. Quando io ho detto, l'assessore ha parlato di impossibilità di decentramento e una legge necessaria, no, non c'è assolutamente bisogno di una legge rispetto al decentramento municipale, c'è bisogno invece di una legge che dia maggiori capacità, maggiore possibilità di spesa alla città di Roma, con un decentramento che non c'è stato ancora a livello regionale e ci dovrà essere, e con era un decentramento di tipo amministrativo, non legislativo, ma anche accompagnato da un discorso legislativo per la città di Roma, che la possiamo chiamare città regione, quello che vogliamo, città provincia a statuto speciale, la possiamo poi definire, e qui c'è bisogno anche di un ritocco a livello costituzionale. C'è però, ecco, l'esigenza senz'altro di andare assolutamente a un confronto a livello di governo, perché la città di Roma, la capitale d'Italia, deve avere più soldi rispetto a, ecco, da qui parte, e io penso il discorso, e poi scende, perché poi lì serve un'attenzione particolare rispetto al governo nazionale, perché dia, ecco, più soldi alla capitale d'Italia, perché altrimenti non si riesce, per i servizi che la capitale d'Italia assicura ai cittadini che praticamente sono presenti nella città. Capitale d'Italia e perciò tutto quello che può chiaramente significare questo. Perciò un decentramento che può essere senz'altro fatto, tenendo conto che chiaramente non è decentrabile l'ATAC, che non è decentrabile la CEA, non è decentrabile l'AMA, se non con contratti decentrati, come io ho chiesto più volte sui contratti di servizio decentrati. Però questo è un discorso importante che poi il Presidente della Commissione ci ha detto che riprenderà con forza, non con timidezza, nella sede apposita. Ecco, una cosa che io reputo poi interessante, sempre in un discorso economico difficile col quale ci dobbiamo rapportare, è il discorso delle opere a scomputo. Abbiamo salvadenaio che possiamo utilizzare per il municipio, e abbiamo anche adesso una capacità dirigenziale rispetto a questo, e possiamo essere protagonisti rispetto a questo, perciò una rigenerazione del nostro municipio attraverso l'opera scomputo. E quello che ho detto anche in precedenza, assessore, il discorso della lotta all'evasione fiscale, all'evasione. La lotta all'evasione, i tributi, le tasse locali, questo è un discorso importante. Il 30% di quello che dovrebbe essere le riscossioni del Comune di Roma, il 30% non viene praticamente riscosso dal Comune. Ecco, dico, un rafforzamento con Equa Roma, con quello che noi vogliamo, però troviamo le forme più giuste, perché proprio una difficoltà di tipo economica riusciamo a dare nuova linfa a quella che è la possibilità di spesa del Comune di Roma. In ultimo, il discorso che diceva giustamente l'assessore della scelta politica, chiaramente che spetta alla maggioranza, avete vinto le elezioni, spetta a voi il discorso soprattutto della scelta politica e degli obiettivi, perciò. Però ecco, noi come stimolo, come vigilanza, l'altro discorso per me importante è quello della partecipazione.
coinvolge, e questo noi facciamo da stimolo, chiaramente non è che vi possiamo obbligare, però coinvolge di più, ecco il discorso del bilancio partecipato che più volte a livello mondiale, a livello europeo, a livello cittadino a qualcuno ha provato a fare, però ecco, deve essere un discorso vero di bilancio partecipato. È importante che noi sempre di più pensiamo a una partecipazione sempre più forte dei cittadini singoli o comunque cittadini rappresentati nei comitati di quartiere, perché possono anch'essi dare indicazioni e suggerimenti rispetto a quello che deve essere una seria una seria proposta di bilancio del nostro municipio. Cioè io, l'assessore ha detto insufficienza, l'insufficiente ancora significa voto contrario, assessore, però ecco, con attenzione e vigilanza, con attenzione, con disponibilità al confronto, come è stata sempre la nostra opposizione, quella di un confronto costruttivo, a volte anche più forte, però ecco che deve essere un confronto soprattutto fra partiti e soprattutto un confronto che deve avvenire con i cittadini del nostro municipio, che sono il momento centrale per noi, la nostra proposta politica. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Confido in lei, Giannone. Sì, grazie Presidente. Noi e tutti gli altri. Allora, io Giuliano, intanto sì, dichiaro l'ultimo. In anticipo che il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questo parere al bilancio. Favorevolmente perché? Durante la discussione sono emersi tanti elementi positivi che noi non possiamo ignorare, per quanto ovviamente ci troviamo a vivere in una condizione in cui c'è ancora tanto da fare. Ho sentito prima usare una parola, l'imbarazzo, è imbarazzante che trovarsi dopo 10-15 anni ancora in una situazione di degrado che ha visto questa città arrivare ad un punto veramente buio con il 2015 e con l'inchiesta di Mafia Capitale, da cui poi sono stati svelati tanti elementi che forse ci hanno sicuramente aiutato a comprendere il perché di tante cose, di tanti fenomeni e di tanto appunto degrado. Questo bilancio parte come previsionale il 2018 con più 2 milioni e mezzo, è un più, forse non è tanto quanto servirebbe per riportarci, no, al 2004, 2000 almeno, insomma. E questo ci dovrebbe far pensare diciamo su tutto quello che è stato fatto in questi 15 anni, quanto è stato perso in termini di qualità della vita complessiva. È un bilancio previsionale di più 2 milioni e mezzo che viene da, rispetto chiaramente al bilancio previsionale, al progetto del bilancio previsionale 2017. Bilancio 2017 che è stato, diciamo, nella sua parte consuntivale, è stato descritto nei fatti, nelle azioni concretizzatesi dall'assessore al bilancio che oggi è stato qui con noi, e che durante l'anno 2017 ha visto, diciamo, diversi assestamenti di bilancio che hanno portato ad una copertura di tutti i servizi e che oggi di fatto ci permette di poter affermare che il 2018 partirà con un fabbisogno di spesa, diciamo, coperto nei suoi elementi essenziali. Quindi questo ci dà un po' di tranquillità in più. Abbiamo sentito nella discussione degli ordini del giorno che ci sono degli appalti
triennale, attenzione, quindi è cambiato anche il modo con cui si approcciano e si utilizzano i soldi, perché molto spesso si dice non ci sono soldi, è facile dire non ci sono soldi, è più difficile dire i soldi ci sono ma non sono in grado di utilizzarli. Ecco, anche questo è un elemento da considerare, i soldi ci sono, forse se ne avessimo di più forse non saremmo nella situazione attuale in grado di utilizzarli. Fatto sta che dobbiamo imparare a migliorarci e diventare più bravi anche proprio nell'utilizzo dei fondi stessi. Quindi partiamo dal 2017 con 25 milioni, durante l'anno i servizi sono stati con vari assestamenti, si è arrivati ad avere un milione in più, mi pare di ricordare, per la copertura dei servizi essenziali. Partiamo al 2018 con più 2 milioni e mezzo. Scusate, a me sembra un elemento positivo. E tutto questo, chiaramente parliamo di un bilancio che ha ricevuto parere positivo da tutti gli uffici, dall'OREF, quindi insomma c'è un lavoro che forse nei pochi giorni che abbiamo avuto a disposizione per poterne discutere, forse non c'è stato sufficiente apprezzare, ma comunque è un bilancio che arriva con tutti i pareri positivi e quindi non possiamo certamente dire che trovare elementi, no, su cui diciamo fare delle considerazioni negative. Abbiamo discusso anche di decentramento, perché pur non essendo un tema strettamente legato al bilancio è sicuramente un elemento importante, perché il decentramento insomma è una leva, uno strumento che poi permette di creare e costruire tutto il funzionamento di un municipio. Tuttavia mi sembra che questa amministrazione di fatto, sentendo anche quindi dall'intervento dell'assessore, abbia la forza di poter, anche se non formalmente, ma di fatto, cominciare a andare in quella direzione, perché molti interventi non di competenza municipale però sono stati realizzati, risolvendo anche situazioni incancrenitesi nel tempo. Quindi mi sembra che complessivamente la situazione sia migliore dell'anno scorso. Ricordo che sono stati nel titolo secondo, quindi gli investimenti sono stati conferiti a tutti e 15 i municipi, 2 milioni in più, cioè un totale di 30 milioni che sono stati trasferiti dal Dipartimento SIMO ai municipi, affinché potessero poi utilizzarli direttamente. È una forma di decentramento, un atto di decentramento per necessità, forse, è stato un atto di intelligenza che ha visto quindi l'amministrazione centrale operare in modo appunto concreto, cioè facciamo in modo che questi soldi vengano utilizzati per la città concretamente. E lì dove non c'è una forza, una capacità di metterli a frutto in modo effettivo, decentrarlo ai municipi. Con queste considerazioni non possiamo che essere favorevoli a questa proposta di bilancio, pur naturalmente avendo indicato, e così come da fatto nelle sedute di commissione in cui abbiamo discusso e abbiamo discusso sulla proposta, pur avendo indicato alcuni elementi, no, di miglioramento necessari ad avere una maggiore agibilità e per poter implementare dei servizi sicuramente migliori. Ma questo sta nelle cose, per cui noi come gruppo Movimento 5 Stelle complessivamente siamo favorevoli a questa proposta di bilancio. Bene, dichiarazioni di voto?
terminate. Giannone a pari merito con Toti. 7 minuti. Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Dodici favorevoli e quattro contrari, nessuno astenuto. Approvata la delibera di... Non si battono le mani quando si... Adesso potete battere le mani, prima no.